Ariani Gerardo, Capuri Vincenzo, Pacella Lucia, presente. Farenda Pietro, assente, mi sa che c'è un certificato medico, giustificato, Cerone Armandina, assente, Cerone Antonella, presente, Marcone Gerardo, Savastano Giuseppe, Zaccardo Teresa, presente. Giacomo Maurizio, presente. Setaro Gerardo, presente. Santino Michelina, presente. Corrado Alberto, presente. Allora, i presenti sono 11, assenti 2, 6, 10, 11, ok. Assume la presidenza il presidente Savastano Giuseppe, prego. Buonasera a tutti. Possiamo iniziare i lavori con la ratifica, con il primo argomento all'ordine del giorno, che è la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale 118 del 31 agosto 2015 riguardante la variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. Relazione all'assessore. Prego. Niente, e questo si tratta praticamente della, dato che c'è il progetto del rifacimento del manto in erba sintetica e quindi sta progettazione in corso e quindi sta richiesta del mutuo a credito sportivo e niente, questo, e poi ci stava la variazione per quanto riguarda insomma, in meno le spese che erano previste in bilancio per relativi ai programmi applicativi, quindi abbiamo attualmente 19.000 invece di 36.000 così come erano state previsti, nata a servizio regolarmente pari che è niente di da... sul mutuo c'è il mutuo che sta in, insomma, poi in fase di approvazione da parte del credito sportivo, come perché quello che chiedevano la progettazione e la tanto che c'è la parte dell'interesse, che gli interessi che vengono pagati dalla regione, così come dalla delibera regionale, e la parte poi spettante che insomma per il mutuo ventennale insomma, che spetterà al comune, naturalmente pagare. Questo siamo forse abbiamo fatto questa variazione in giugno e quindi ha tenuto in bilancio in consiglio. Poi la di macchina mi chiedevi molto, scusa. No, volevo maggiori... Quindi ventennale per una quota, quella prevista a quota fissa, 11.000 euro. Sì. Quindi gli interessi sono pari alla regione, la restante parte va in comune, parata. La competenza contratta, per vabbè, esempio, però no, si no. Espliciterà meglio il consigliere. Vabbè, cioè. Allora, per quanto ci riguarda, questo argomento... riteniamo che la procedura che è stata adottata non sia conforme a quanto previsto dalla legge, o meglio, specificatamente la competenza a contrarre mutui, comunque a indebitarsi da questo punto di vista con la contrazione di un mutuo è prevista a favore del Consiglio Comunale. E precisamente dall'articolo 43 del testo sugli enti locali, secondo cui nella contrazione di mutui vi è competenza del Consiglio Comunale nella contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti e obbligazionari. Detto questo, riteniamo che non ci siano nemmeno i presupposti, non c'erano nemmeno i presupposti per una deliberazione d'urgenza, quale è stata quella assunta con la delibera di Giunta. Ma a questo primo difetto assorbente se ne aggiungono altri. Che hanno correlato tutta la procedura che poi si è concretizzata nella richiesta, quando ci sembra, quanto pare, nella richiesta della concessione di mutuo fatta dall'amministrazione.
E così altre regolarità che noi abbiamo riscontrate sono, innanzitutto non abbiamo capito ancora qual è la capacità di indebitamento e se c'è questa capacità di indebitamento da parte dell'ente per l'assunzione di questo ulteriore mutuo di 450.000 euro, e mi riferisco ai parametri che sono previsti dall'articolo 204 del testo unico e dell'articolo 5 della legge 68-2014 che ha convertito il decreto legge 16 del 2014, cioè qual è la capacità di indebitamento del nostro ente? Rientriamo, abbiamo la possibilità di contrarre questo mutuo in base alla normativa appena richiamata? Questo ve lo chiedo. Lo chiedo innanzitutto all'assessore, ovviamente anche al sindaco, quindi perché allora qual è la capacità di indebitamento attualmente dell'ente? Secondo gli atti c'è la capacità, comunque abbiamo detto che se è una pratica diciamo a livello di gestione degli uffici. A parte che cioè, noi non è che facciamo il mutuo in questo momento, questo è vero, questo stavo dicendo il busto qua. Questa diciamo, è una fase preparata e istruttoria perché il credito sportivo possa dire, poi approvare successivamente il finanziamento. Cioè tu nel momento in cui tu ti approvo il finanziamento, allora realmente vai a stipulare il mutuo. Ma questo lo so, lasciamo stare il fatto il comune, perché è materia che bene o male capita a noi come nel settore sportivo. Segreta, a me sembra che già sia stata fatta la richiesta di mutuo e sia stata già inoltrata una domanda. Quindi Posso intervenire? Posso intervenire? È stata fatta. Posso intervenire per darti una spiegazione? Va bene, ok. Ma in maniera pacifica, non avevamo fatto in questione. In effetti, allora, in questo momento, se per il presupposto, cioè con la variazione di bilancio, prevedendo una previsione, non è certezza, è previsione, io mi creo il capitolo corrispondente alla previsione di entrata di 400. Quando verrò ad assumere il mutuo, è chiaro che devo rispettare tutto, l'articolo 42, non il 43, mi sembra il 43. La competenza del Consiglio, i pareri del ragioniere, i pareri del revisore dei conti, perché non è che facciamo le cose a aria fritta qua, ci stanno i relativi pareri di chi di competenza deve un progetto approvare. Questa è una discussione che andava fatta il momento in cui si andava a contrarre il mutuo. Per chi non sapesse come funziona, spieghiamoci una volta per tutti, in maniera che poi queste perdite di tempo le evitiamo. Il CONI ed il credito sportivo, per approvare il mutuo su richiesta di un ente, ha bisogno del progetto esecutivo, ha bisogno del parere di congruità dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria. Dopodiché si procede alla contrazione del mutuo, ma dopo, adesso non stiamo assumendo nessun mutuo, perché non abbiamo il progetto esecutivo già col parere del CONI, perché non abbiamo avviate pratiche alcune. Abbiamo semplicemente fatto una variazione di bilancio in previsione di capacità di indebitamento dell'ente. La capacità di indebitamento dell'ente, lo sai meglio di me, è rapportata alle entrate e ai cespiti. Se vuoi sapere che capacità ha il Comune, ha una capacità di 11.287.000 euro. Noi non stiamo assumendo mutui di questo tipo, stiamo assumendo un mutuo di 450.000 euro. Senti tu e poi ti do le spiegazioni. Grazie. Vabbè, 11 milioni ritengo che non sia certamente sostenibile. Ognuno di noi è libero di pensare e di ritenere ciò che vuole. In base a quei parametri benissimo, che io ho indicato, allora non so, comunque continuiamo dopo questa. Sì, ma ci stanno altre questioni che vanno sollevate e sono correlate a questa proposta che voi andate a fare questa sera.
Nella delibera di giunta comunale numero 121 del 9/9/2015, dove c'è l'atto di indirizzo all'ufficio tecnico per la redazione del progetto esecutivo del rifacimento del Mantemboso, si dice espressamente che l'intervento è stato inserito tra la programmazione delle opere pubbliche nel bilancio 2015 e nel pluriennale 2015-2017. A noi questo non risulta. Rispetto a questa dichiarazione fatta nella delibera, ci date delucidazioni, delibera di giunta la 121, dichiarate che l'intervento è stato inserito nella programmazione delle opere pubbliche nel bilancio 2015 e nel pluriennale del 2015-2017. È vero questa circostanza che avete dichiarato nella delibera, assessore? Non stavo rispondendo. Stavo dicendo che se lì è stato commesso un passo, va denunziato. Che no, lì sto. Che l'avete deliberato. Abbiamo deliberato in base alla proposta degli uffici. Punto. E avete deliberato e voi non andate a verificare quello che è deliberato. Perché sì, non facciamo né eccezione. Ma io innanzitutto che sto facendo. Perché domani. L'amministrazione non fa né eccezione né eccezione e né la gestione. Ascoltate, sì, io sto facendo una domanda. C'era o non c'era questa prova? Non so. No, ma è giusto perché chi delibera si deve accertare di deliberare cose che corrispondano al vero. E mi dice se ci si se si intravedono reati. Dati che io non intravedo, quindi non vado a accertare un bel nulla. Vabbè, quindi riteniamo che non ci fosse, insomma, questo state dicendo. Ok, poi nella determinazione dirigenziale 148 del 7 settembre 2015 del settore economico finanziario, avendo ad oggetto l'assunzione del mutuo per 450.000 euro con l'Istituto di Credito Sportivo per il rifacimento del Mantemboso del campo sportivo, determinazione a contrarre, si dichiara che il mutuo in oggetto è regolarmente previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso. Quindi già in data 7 settembre 2015 si dichiara che in questa determina dirigenziale che praticamente il mutuo era già previsto in oggetto e regolarmente previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso. Qual è l'assessore che ha prima stato? No, questa è una determina, ho parlato di una determina dirigenziale. E poi vedremo la firmata e chiederemo agli uffici. Comunque, io voglio solo dire che ci sono una serie di irregolarità, non lo so come definirle. Non so atti preliminari. Lo so, è un attimo preliminare rispetto al deliberato che oggi voi andate ad approvare, quindi non è. Allora il compito nostro innanzitutto è quello di evidenziarvi quelle che sono tutte le incongruenze previste in tutto l'iter che avete o hanno consumato voi dalla parte vostra e i dirigenti dei vari uffici dalla parte loro. Quindi noi sicuramente rispetto a tutte queste problematiche che ho sollevato vi invitiamo innanzitutto a non ratificare questa delibera di giunta proprio per queste incongruenze che in tutto l'iter ci sono state, ripeto anche per l'incompetenza che c'è rispetto alla contrazione del mutuo, anche se avete dato una certa spiegazione, e soprattutto per queste incongruenze e queste irregolarità nei vari atti che sono stati consumati sia dalla giunta e sia dai vari uffici. Quindi il nostro voto sarà contrario per questa ragione, ma vi invitiamo anche a non votarlo per queste ragioni. Io intanto dico che mi associo a quanto già detto dal consigliere Ciacco, e poi vorrei aggiungere una nota di carattere politico perché le questioni tecniche sono state già ampiamente esplicitate. Sappiano quindi i cittadini muresi che il rifacimento del manto stradale sarà realizzato da questa amministrazione, ma con i soldi dei cittadini muresi. Perché se il comune andrà a contrarre questo mutuo, sarà spalmato
per diversi anni e quindi costituirà una parte di indebitamento che i cittadini muresi andranno a pagare. Quindi ringraziamo l'amministrazione anche per questo. Per quello che dà sbocchio alla vita. Prego, ci sono altri interventi? Allora, premesso che questa opera è una necessità, io posso fare, voi tutti sono quello che seguo anche il partito di calcio, quindi c'è, è una necessità. Pure tu, scusami, mi danno una contesta. Quindi lo vedo come una necessità perché effettivamente giocare il diritto internale al campo sportivo è una cosa, manca la sicurezza, diventa un terreno fangoso e tutto il resto. Naturalmente, premesso, lo diceva bene il consigliere Zaccardi, che questa è un'opera che realizziamo, quindi non è un merito di nessuno se non quello dei cittadini che pagheremo, che noi pagheremo. Fatta questa premessa, però voglio dire, questa fretta, voi sapete che c'è un detto che il gatto, la gatta per fare i figli in fretta, li fece ciecati. Qui purtroppo l'amministrazione... Quindi l'amministrazione, come al solito, corre senza rendersi conto a che cosa si sta andando in conto con questa delibera. Dove una giunta, il sindaco, il vice sindaco, il bilancio e un assessore, perché gli altri non assente, con un'iniziativa che io adesso andrò ad esplicitare, che non potevano, vanno ad apportare delle variazioni al bilancio. E allora al segretario dico subito, caro segretario, l'articolo 42 del decreto legislativo dà queste competenze esclusivamente al Consiglio Comunale, approva il bilancio nominale e il bilancio comunale e relative variazioni e al punto H le contrazioni dei mutui. Quindi noi che cosa assistiamo? Che questa giunta, forse per pigliarsi in merito l'amministrazione, la maggioranza, il sindaco, si sono fatte anche delle riunioni, ma i meriti cari della giunta si prendono rispettando la legge, cioè queste cose andavano fatte rispettando la legge. Quindi io ritengo che questa delibera è illegittima e inapplicabile. Perché inapplicabile? Ora veniamo a dire perché. Ve lo dicevo poco fa, la competenza a contrarre i mutui è del Consiglio Comunale, la competenza a indebitarsi è del Consiglio Comunale, la competenza a fare del Consiglio Comunale. Quindi in questa delibera manca, se la leggete, guardate, ve la vorrei leggere che è scritto, non è scritto niente. Perché quando si fa una variazione di bilancio, sì che lo può fare la Giunta, lo prevede la legge, ma lo fa in casi quando ci sono, ricorrono i criteri dell'urgenza. Per fare un esempio pratico, sta cadendo un muro, ci vogliono dei soldi, è chiaro, non è che possono in Consiglio Comunale a deliberare questa variazione, la Giunta si sostituisce, in questi casi ci devono essere i motivi, e fa la variazione di bilancio da portare alla ratifica del Consiglio Comunale. Qui non ci sono, quindi mi dispiace, questi che hanno deliberato facessero attenzione, perché qui non c'è, qui si sta dicendo, viste che in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità dei vari servizi istituti, per sopravvenute esigenze, si rende necessario provvedere al posto esercizio, non dice nulla, viste che per far fronte alle emerse esigenze, ma quasi si doveva ben dettagliare che cosa è la mia cosa, questa è cosa è stata la mia. Vado avanti, quindi non ricorrere agli estremi, cioè non è la competenza, non ricorrere agli estremi dell'urgenza. E dopo c'è un punto molto importante che vi leggo. Il ricorso all'indebitamento, fate attenzione a questa, è la cosa più importante, è possibile solo se è stato approvato il bilancio annuale, e ci siamo, il bilancio ci ha approvato, nel quale sono incluse le relative previsioni. Allora, c'è stato il parere di revisore, con quello dopo ne parliamo locale. Quindi, allora, non si fanno queste delibere in questa maniera. Questa è una delibera illegittima. Adesso il consiglio che vado a dare qual è? Questa è la cosa importante. Perché vedete, se le cose le vogliamo fare per bene, in maniera trasparente, seria e responsabile, che cosa si doveva fare? Ecco, lo voglio far capire anche ai cittadini. Allora, si fanno tanti consigli che qua, a tamburo battente, come si faceva la cosa?
si veniva in consiglio comunale, c'era fatto, bisognava prevedere nel bilancio, ma diciamo che non è stato previsto, va bene, ma dal bilancio ad oggi sono passati mai 2 mesi. Si veniva in consiglio comunale dando al consiglio comunale il potere che ha, la competenza che ha su questo, e si veniva a dire che volevamo contrarre un mutuo. Invece che fanno questo? Fanno una serie di atti che se li leggesse con tante contraddizioni per fare come, cioè si sono sostituiti al consiglio comunale, che non potevano fare. Quindi io vi invito, come si fa ad essere favorevole ad approvare questa delibera? Lo dico ai consiglieri vari, perché questa è una delibera che non può essere approvata per tutti i motivi che vi sto dicendo. Cioè questa è una contrazione di mutuo, cioè è una variazione finalizzata a questo. Allora scusatemi, ma non era così semplice venire in consiglio comunale e dire benissimo, si portava in consiglio, e così si è portato anche nella via variazione, dicendo che l'amministrazione intende contrarre un mutuo di 450.000 euro che paghiamo noi cittadini, non è che li ha trovati stato. E quindi in questa maniera, segretario, perché è necessario questo? Perché dice una bugia, perché paghi i cittadini quando c'è il contributo della regione? Per... Segretario, per cortesia non di sostituire l'amministrazione, la regione ti darà solo gli interessi, 450.000 euro li pagheremo noi cittadini, punto e basta, segretario, non ti intromettere in queste cose, fai il segretario. Moderiamo. Eh sì, ma non, su segretario si può sostituire anche lui. E che cosa ti rispetto, segretario? Conclude per favore. Sì, sì, caro presidente. Caro presidente. Caro presidente, va bene, per te ci sarà da dire pure qualche cosa, arriveremo a dopo. Però concludiamo. Sì, va bene. Ci sono dei minuti per ogni intervento. Benissimo, prego. Non mi interrompo se lo fai bene. Capirà. Allora, un'amministrazione seria e responsabile che doveva fare, vedete? Doveva venire in consiglio perché dobbiamo anche verificare la situazione finanziaria del bilancio 2015 per cercare di verificare se questo indebitamento ci è consentito, perché queste cose non lo sono, io non sono un ragioniere, non sono un esperto in materia, quindi dovevamo verificare questa situazione, dovevamo verificare se... Segretario, il minuto per aspetto. Allora, esatto. Non leggete qua che sono 11.000 euro a carico del comune, sì, 11 a carico della regione. Gli interessi si pagano, la sorta capitale ce l'ha la sorta capitale l'ha restituita. Come sei l'età? Allora, che dici sei l'età? Fammi sentire. 450.000 euro te li dà il credito sportivo. Devi restituire, è interessi, non la sorta capitale. Sono 11.000 euro. Devo restituire in 20 anni 450.000 euro più gli interessi che mi dà la regione, sì o no? Devi restituire 11.000 euro. Che dai, stai spiegando. Facciamo concludere con segretario, per facciamo concludere, non confondiamo le idee alla gente. Tu devi restituire, invece la funziona così, c'è il sistema francese, segretario, io mi sto imparando tante cose, che inizialmente ci sono più interessi e meno quota capitale, dopo aumenta la quota capitale e diminuisce l'interesse, ma alla fine restituiremo al istituto credito sportivo 450 di capitale più gli interessi, per cortesia segretario. Allora fammi finire segretario, per cortesia, il suo segretario che sostituisce all'amministrazione non passa a nuovo. Allora, non è il momento giusto. Per cortesia, sindaco, a me stesso, fatti di morire, mi dà pure fastidio. Cerca di parlare di modalità e smetti, certo, tu non hai bisogno di chiamare. C'è un presidente del consiglio, tu devi stare zitto. Tu non ti dimorisci. Tu devi stare zitto, perché c'è un presidente del consiglio che mi devi richiamare, tu non hai nessun titolo. Vergognarsi di stare in consiglio. Quando non hai motivazione, arrivi ad offendere e adesso anche in concludente. Allora andiamo avanti, sì sì. Sei l'unico. Sì signore, sì. Allora sappi sindaco, non l'ho potuto fare dall'interno, lo farò dall'esterno, di mettere a posto le cose al bilancio del comune di Murucano. E lo farò, caro sindaco, non ti preoccupare, non finisce qua. Attenzione, non ho finito. Allora, stavo dicendo, quindi dobbiamo verificare se questo indebitamento è possibile. Dobbiamo verificare se c'è un articolo 119 del DCD, se ci sono le regole particolari per l'assunzione di mutui. Dobbiamo verificare se è rispettato il patto di stabilità, se cose non lo so, non sono ragioniere. Verificare anche se noi abbiamo chiuso il bilancio, scusate, lo ricordo i cittadini, qualche mese fa, con un disavanzo di quasi 1 milione di euro. Quindi a un disavanzo già procurato, già avuto, ne aggiungeremo altri.
Quindi io sono fortemente preoccupato che queste cose le dobbiamo valutare con molta attenzione. Allora il consiglio che io vi do è questo: revocate sta delibera, perché sennò ve ne assumete delle responsabilità. Si viene in consiglio domani, visto che è convocato con facilità, caro Presidente, o con il consiglio domani stesso, fra qualche giorno, vieni qui, e avvia la procedura facendo contrazione del mutuo, verifichiamo tutte queste cose che vi ho detto, perché qui sennò c'è un rischio molto serio, perché qui se andiamo in dissesto non so come andremo a finire, e si fanno tutti, e si dà dopo, si autorizzano gli uffici proposti a fare tutti gli adempimenti successivi. Queste sono procedure, non quelle che avete fatto voi, che sono per me del tutto invece. Grazie Corrado per l'intervento. Ci sono altri interventi? Replica? Prego. Replica? No. Votiamo la proposta. Altri? Astenuti? Contrari? Contrari. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Stessa. Possiamo passare al secondo punto? Posso? Modifica lo statuto comunale. Questo è lo stesso argomento che è stato portato la scorsa volta, viene riproposto perché siamo ancora nei 30 giorni per poter avere due successive deliberazioni eventualmente con la maggioranza assoluta richiesta, e quindi anche oggi viene riproposto l'argomento. Non, se ci sono interventi, volevo chiedere al segretario, visto che è così zelante, quanti giorni, quante ore prima deve essere messa a disposizione la, la documentazione, le proposte di deliberazione? Com'è, segretario? È scritto nel regolamento? No, vi chiedo una risposta, perché siete così zelanti a intervenire sempre. In questo caso dovreste, credo, intervenire, no, visto che c'è scritto stamattina la proposta, e allora stamattina la proposta non gira, oggi pomeriggio abbiamo trovato. Questa proposta dello statuto? Sì. Era la stessa però dell'altra volta. Non ci sono che l'hai proposto, però stamattina non c'era. Cioè, ma c'era una sola proposta stamattina, che è quella della ratifica della delibera di giunta. No, anche perché noi riteniamo che per procedere alla terza votazione doveva essere comunque presente il documento materiale che dava la continuità con la prima votazione e con la terza. La seconda votazione, quindi la deliberazione da cui era scaturita la seconda votazione, materialmente non c'era. Forse è stata pubblicata sul sito un'ora fa. Ma al di là della considerazione della possibile nullità o annullabilità di quella delibera per mancanza della maggioranza, noi riteniamo proprio che non fosse formato il documento materiale nei tempi ordinari per poter procedere a votare nuovamente oggi. No, ho capito, ma questa proposta che viene reiterata non è diciamo successiva a quella del 24, in quanto quella delibera non ha raggiunto la maggioranza per poi richiedere la seconda. Quindi questa cosa fosse ancora la prima successiva. Cioè questo praticamente, sì, secondo l'interpretazione vostra, praticamente la possiamo fare a tempo, cioè ogni giorno potremmo riunirci in consiglio comunale fino a quando non raggiungiamo 30 giorni. L'interpretazione nostra è un po' diversa, e cioè in base alla norma è che l'articolo 6 del testo unico sugli enti locali, quarto comma, cosa doveva avvenire? Nella prima, nel primo consiglio, quando è stato proposto per la prima volta, ci voleva la maggioranza qualificata dei 2/3. Poi nei consigli successivi era necessario, è necessario la maggioranza assoluta, quindi la metà più uno. Nel caso nostro, il secondo consiglio, quello dove avete portato l'argomento per la prima volta, questa maggioranza non l'avete ottenuta perché eravate in 6. E quindi a nostro parere avreste dovuto, quindi questa possibilità della doppia approvazione è venuta meno. Assolutamente. Eh? No,
perché la norma è chiara. Segretario, possiamo leggere direttamente noi la norma, visto che... Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dei due terzi, la votazione è ripetuta in successive. In successiva è un numero indeterminato, quindi possiamo per 30 giorni di seguito, per 30 anni se siamo qua, qua non per 30 giorni, qua, permettimi almeno al tuo pari, sì. In successive sedute, già qua non dice un numero, le successive un numero identificato ma da tenersi nei 30 giorni, devi ottenere in queste successive per due volte la maggioranza nei 30 giorni. Sì. I 3, 4, 5, nei 30 giorni. Questa interpretazione su una nostra interpretazione in successive, non dice in due successivi, dice in successive. Quando dice due, lo dice quando devi ottenere in queste successive almeno due volte la maggioranza. Quindi la specifica due volte la maggiore. Quindi, secondo l'interpretazione vostra, 30 volte possiamo venire in consiglio comunale. 30 volte. Dire, nei 30 giorni sì, dagli 15 volte, vabbè, comunque per noi la nostra interpretazione è diversa, la proponiamo, per noi avreste dovuto riproporre la modifica e quindi cercare di ottenere in prima istanza di nuovo la maggioranza qualificata e successivamente nelle due sedute successive avere la maggioranza assoluta della metà più uno, quindi voteremo contro, ma non per questo, ce l'abbiamo votato nel merito, però da un punto di vista, in ogni caso questi atti non erano a disposizione fino a questa sera. Allora, ribadendo il concetto che ogni volta lo stiamo riportando, della bellissima disposizione di carattere di giurisprudenza che ogni qualvolta viene riproposta la modifica dello statuto nasce. Allora, ribadiamo il nostro voto contrario alla modifica dello statuto e in più diciamo che la domanda che nello scorso consiglio avevo posto in essere, cosa era successo, dove si erano rotti i rapporti, perché all'interno del comune si respira quest'aria. Bene, oggi mi è arrivata la lettera, quindi condanno ancora una volta una lettera anonima che mi è stata recapitata stamattina, dove appunto il cittadino murese mi dà le risposte al perché si è rotto l'idillio tra l'amministrazione, l'ex assessore al bilancio consigliere Corrado, i problemi del progetto della scuola, quindi tirando in ballo gli uffici tecnici, l'ospedale diocesano, qual è il problema dell'ospedale diocesano, l'avvocato Savastano, eccetera, eccetera. Quindi, allora, io direi di... ancora una volta ribadiamo il no di rafforzare, di prendere questa decisione come maggioranza e quindi in modo di, e soprattutto di andare oltre, credo, perché non lo so se il cittadino murese deve ancora vedere queste situazioni, assistere a questo scempio, a questa ulteriore forma di, perché poi appunto si parla di democrazia. Anche nel volantino appunto si parla di democrazia. Però i volantini a donne lasciano il tempo che trovano. Va bene, io ti volevo mettere a conoscenza, tutto il contrario di tutto. Grazie. Vedremo quali sono le verità. Comunque, Presidente, io mi invito a rispettare il regolamento, perché gli atti vanno messi a disposizione. Certo. Vi invito e vi intimo. No, ma infatti questo... No, perché non avete messo a disposizione e non ti puoi permettere di fare ironie. Non ho fatto ironia su nessuna cosa, quindi questa volta è l'ultima volta che devo dire. Diciamo, dopodiché prenderemo provvedimenti. Non ho fatto alcuna ironia, quindi mi meraviglio che sia passata questa ironia che tu hai visto, forse per... Ne hai fatto diverso. No. Assolutamente no, non è nel mio stile, eh. Non so se è nel vostro, ma nel mio no. Grazie. Posso? Io la volta scorsa non c'ero per motivi familiari. Mi associo a quanto ha detto Michelina, ma ho da dire di più. Signor Sindaco, signori consiglieri di maggioranza, colleghi della minoranza,
Credo che il provvedimento che è in discussione stasera per la terza volta ci viene proposto per due motivazioni. La prima è il pessimo rapporto venutosi a creare ultimamente tra il sindaco e il 90% dei dipendenti comunali. E la seconda, in conseguenza delle risultanze dell'ispezione dei due dirigenti del MEF inviati dall'ANAC nel mese di marzo ultimo scorso. Quando è stato messo in evidenza dall'ANAC nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 15 settembre, deve preoccupare non solo la maggioranza consiliare, ma tutti noi. Soprattutto per l'immagine di corruzione continuata che scaturisce nell'indagine effettuata nell'istituzione comune di Mulugra. Ciò che è veramente grave è che è stato evidenziato un sistema nell'assegnazione di lavori, verificatosi a partire dal quinquennio precedente, che noi del gruppo Progetto Comune avevamo già denunciato con la lettera aperta al sindaco e dalla giunta comunale il 18 luglio 2014. Riportavamo infatti che oltre che nei 30 giorni precedenti alle elezioni comunali e quindi con grande scorrettezza istituzionale, venivano ancora affidati lavori e incarichi soltanto ai sostenitori della amministrazione comunale vincitrice. Sostenevamo e sosteniamo che l'amministrazione vincente avrebbe dovuto provvedere a far lavorare nei limiti di legge tutti gli operatori economici del paese nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. E per conto di fiduciario fino a 200.000 euro doveva procedere previa la consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti alla stazione appaltante. Non affidare costantemente ai soliti operatori, tra virgolette, di fiducia dell'amministrazione. Vedi relazioni ANAC. Probabilmente a due mesi dall'elezione da te vinte, sindaco, anche con l'aiuto di chi oggi non è più nelle tue grazie, non era opportuna adottare quella norma che ti avrebbe limitato nell'affidamento di tanti altri piccoli lavori ed incarichi alle ditte e ai professionisti che avevano sponsorizzato questa maggioranza. Nella relazione del primo consiglio comunale, in qualità di capo gruppo di progetto comune, avevo comunicato a questo consesso che non avremmo fatto opposizione per contrapposizione, ma volevamo essere costruttivi dal nostro angolo di minoranza, con proposte o suggerimenti come quella avanzata il 18 luglio 2014, ma non ci è stata data la possibilità. Ogni richiesta o suggerimento è caduto nel vuoto. Il nostro grido d'allarme non è stato raccolto. La maggioranza non ha mosso un dito. Possiamo capire il perché, ma i controlli che il sindaco avrebbe dovuto mettere in atto, anche ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto Comunale, non sono stati eseguiti. E per quanto sopra aggiungo, tra virgolette, di proposito. Diversamente, non sarebbero emerse procedure di gara poco trasparenti e diseconomiche, improntate ad una logica che appare più di spartizione di appalti che di competizione, e con applicazione di ribassi sempre almeno alquanto modesti, tra il 2,5% e il 6%, per lo più utilizzate per far fronte a perizie di varianti in corso d'opera, come afferma l'ANAC nella sua relazione. Trattasi di accordo preelettorale o semplicemente di una disattenzione che è durata per più di qualche anno, diciamo circa 6. È pur vero che fino a quando non saranno concluse le operazioni di verifiche amministrativo contabile tra il RUP e l'ANAC, non si potranno emettere sentenze definitive nei confronti di chi ha sbagliato, o meglio, di chi ha adottato costantemente le stesse procedure per affidamenti di lavori e incarichi professionali ai soliti noti. Le procedure adottate dall'UTC del nostro comune per gli affidamenti hanno presentato spesso elementi di non liceità. Se le gravi irregolarità riscontrate non dovessero trovare adeguate giustificazioni, non pagherà il sindaco, ma solo i dipendenti che hanno adottato e o sottoscritto gli atti incriminati dall'ANAC. Avresti dovuto accorgere, sindaco, ma tant'è. Prendiamo atto e diciamo che, come abbiamo sempre sostenuto, sarebbe stato necessario già dall'anno scorso che tu assumessi i dovuti provvedimenti per far sì che le cose potessero rientrare nei canoni di legge, ma non ne avevi convenienza. Oggi viene a proporre la modifica dello statuto che noi non possiamo sostenere. Per serietà e onestà intellettuale,
ed a riprova di quanto abbiamo sempre sostenuto, senza assumere la difesa di nessuno, né dell'amministrazione né dei dipendenti, riteniamo che la previsione statutaria adeguata alla norma, articolo 110 del testo 1, 267-2010, se e quando necessario, potrebbe andare a vantaggio delle amministrazioni che si succederanno per scardinare gli orticelli e le sacche di impropria autonomia istituzionale. Il problema è, Sindaco, che nessuno credo che tu possa usarlo per corrette finalità. È tangibile la certezza che useresti questa possibilità come grimaldello per scardinare quei baluardi che ancora esistono all'interno del Comune e che cercano di contrastare le tue scorribande istituzionali. Non considerando inoltre gli ulteriori costi che andrebbero a gravare nel bilancio comunale, spese assolutamente non indispensabili né sostenibili, che si andrebbero a sommare a quelle già in corso con le 5 o 6 figure non necessarie, le cui spese gravano già sul bilancio comunale, veri staff del sindaco, un addetto stampa, aiuto ragionerie per l'inserimento dei dati, responsabile unico per il controllo di gestione, responsabile unico per i provvedimenti disciplinari, responsabile unico per la valutazione del personale. E per finire c'è anche la PA Digitale Adriatica, che ha costi consistenti. Spero non me ne siano sfuggite altre. Se la maggioranza crede nella bontà delle tue motivazioni ed intende assumere insieme con te altre responsabilità economiche, puoi tranquillamente approvarlo. Noi di Progetto Comune esprimiamo voto contrario. Grazie. Altri interventi? Dunque, io credo che questo argomento, che lo si sta riportando all'infinito, ha sicuramente un retroscena, perché non capisco perché questa arroganza di una parte della maggioranza, perché vedo dei consiglieri assenti, credo che qualcuno è giustificato, ma già erano assenti anche l'altra volta, vedo che l'arroganza che sta mostrando questa maggioranza, o meglio questo sindaco, è un fatto di voler sfidare chiunque, chi che sia. Ma io dico, possibile che nessun altro, oltre al sindaco che non ne vuol sapere, non vuol sapere ragioni, che in questo momento particolare, che lo diceva pure Gerardo poco fa, non ci possiamo consentire un'altra spesa di questo funzionario di alta specialità per un fatto economico, ma io vengo anche al fatto della gestione, perché il sindaco sicuramente nel suo intervento ci dirà che gli uffici non rispondono bene, ma non si fa così, sindaco. Innanzitutto si crea un certo rapporto, innanzitutto si organizza bene la cosa, e io torno sempre a dire, lì, se avessimo un segretario a tempo pieno, lui dovrebbe, non devi intrometterti, deve essere lui a coordinare gli uffici e a darti risposta. Anche sulla base di quegli uffici che hai nominato, che c'è il controllo interno. Allora, ti devi servire tutti questi personaggi che tu hai nominato, bene hai fatto, che ti devono aiutare in questa gestione. Se questo non lo stai facendo, significa che qualcosa non va, significa che c'è da sospettare qualche cosa. Allora finiamola una volta per sempre su questo argomento, smettiamola di sprecare il denaro pubblico. Adesso ti verrà fuori l'elenco di quanto denaro pubblico hai sprecato, purtroppo ci stai inducendo, visto che vai dicendo che così non è, ma te lo dimostreremo. Ti ho detto, tu devi pensare a un ragioniere come si deve, anche perché fra poco lo pagherai tu, e là si deve spendere 50.000 euro, non un soldo. Devi pensare meglio a far funzionare gli uffici. Questa PA digitale, che ha detto bene Gerardo, e mi volete far capire, dopo 3 anni ancora c'è? Anche qui devo sospettare qualche cosa. Cioè, perché continua a stare questa società? Io lo potevo capire all'inizio, che doveva venire, darci programmi, preparare, formare i dipendenti e andarsene a casa e servirci di loro per gli aggiornamenti dei programmi. Così si fa, tutti i comuni fanno così. A Moroncano invece non si fa così. Continuiamo a tenere questa società, sicuramente ci sono dei fini sotto, oscuri.
Quindi, allora, una volta per sempre, finiamo con questa questione di figure specialiste, queste cose qua, e di scaricare sui dipendenti. Perché i dipendenti, lo diceva anche Gerard, fino a qualche anno fa erano i migliori della regione, non ce n'erano migliori dei nostri dipendenti, oggi tutto momento non sono più buoni. Allora, recuperiamo quel rapporto, riorganizziamo il tutto e facciamo per bene le cose in maniera seria, responsabile e trasparente. Grazie. Vale, davvero. Vedi, si predica dal pulpito dove si trova. Il consigliere Corrado, quando era assessore, ed io ebbe una levata di scudi contro l'oppio digitale, uscì in difesa in una maniera incredibile. Ma è l'unica cosa che funziona. Adesso tu li vuoi cacciare. Oggi ci viene a dire che è uno strumento inutile. Per quanto riguarda gli altri organi, non me li sono inventati io. È la legge che lo impone. È la legge che dice che ci deve essere il controllo di gestione, è la legge che dice che ci deve essere l'ITV, è la legge che dice che ci deve essere il revisore, è la legge che dice gli altri organismi che questa amministrazione si è dotata. Per quanto si è dotata per l'efficienza. Io vi ricordo, e tutti lo sapete, che non può essere liceità senza l'efficienza. Non ci può essere trasparenza. Per quelle insinuazioni che io non le accetto come tale, le spingo, perché questa amministrazione ha iniziato questa volete chiamare questo, come vi piace, dategli l'appellativo che volete, con gli uffici. Io in campagna elettorale dissi che la prima cosa che avrei fatto era, se vincevo le elezioni, mettere mano alla pianta organica. Quando fui eletto, venni qua, mi chiamarono, i suoi libri saranno ancora registrati, mi chiesero, certo, metterò piano la mano alla pianta organica. Dopo il primo insediamento, ho fatto un incontro con tutti i dipendenti, ai quali ho chiesto efficienza, efficienza almeno al 60% di quanto la legge impone, ricordando a tutti che senza l'efficienza non ci può essere legalità. E qui l'ANAC non c'era lontano. Non si immaginava. Quindi, da parte mia, non vi è stata nessuna idea di persecuzione, nessuna idea di rompere gli idilli, nessuna richiesta a nessun dipendente mai di fare una qualche cosa contro la legge, né ai dipendenti, né ai consiglieri, né agli assessori, né a nessuno. Ho sempre predicato questo. Il tutto va fatto nei termini della legge. L'efficienza porta alla legalità. L'efficienza degli uffici porta alla legalità. Se questa non c'è, non c'è. La modifica in oggetto che stiamo discutendo si è dimostrata in questi giorni, venerdì, quanto è importante per il Paese, per l'amministrazione. Se noi avessimo votato lo statuto, oggi non saremmo nella condizione che non so quanto staremo in questa condizione. Non lo so se tutti sanno che il ragioniere è stato ricoverato d'urgenza a Roma per un'ernia al polmone, dove lui è stato al fegato, dove è un trapiantato di fegato. È facile dire la colpa dell'amministrazione, certo, è facile, è tale che gli incapaci sono abituati
a dare addosso a chi non può difendersi, a chi non riesce a far capire a tutti qual è il vero problema. E quindi tutto ciò che avviene è responsabilità del sindaco e della sua maggioranza. Cosa diversa invece se si ragiona e si va a capire chi è il responsabile. Ma questo fa comodo alle opposizioni, fa comodo far finta di non sapere, fa comodo far finta di non capire. Ebbene, è il vostro ruolo, padre. Intanto noi, se avevamo votato lo statuto e potevamo fare il 110, potevamo nominare un altro ragioniere per 2 mesi, per 3 mesi, e il comune non veniva paralizzato senza l'ufficio di ragioneria. Ma questo non lo si vuole. Però mi piace l'intervento di Michelino o di Gerardo. E siete voi, è la vostra maggioranza che deve preoccuparsi, certo, senza dubbio. Ma purtroppo noi, con l'indirizzo che ci siamo dati, è un indirizzo democratico. Noi non vogliamo costringere nessuno a fare degli atti che ha le sue buone ragioni per non farlo. Noi non andiamo ad indagare quali sono le buone ragioni. Diciamo solo che ognuno democraticamente esprime ciò che pensa e attraverso il sistema che ritiene più opportuno, sia quello di votare, sia quello di non votare, sia quello di presentarsi in consiglio, sia quello di discutere all'interno, all'esterno, faccia ciò che vuole, perché finché sarò io il sindaco, garantisco la democrazia e la pluralità a tutti. Questo è il motivo preciso perché noi ritorneremo ancora in consiglio a chiedere i voti per la modifica allo statuto. Modifica che è fatta dappertutto, siamo uno dei pochi comuni che non hanno questo, forse per poca attenzione da parte delle passate amministrazioni di chi ha modificato lo statuto, perché andava fatto in quell'occasione della modifica dello statuto con gli altri atti, per dare alle amministrazioni successive, come noi vogliamo darla alle successive, la possibilità di amministrare al meglio. Quando vi sono dei sospetti, delle preoccupazioni, ma benedetti Dio, una denuncia in più, una in meno, non è che cambia la vita a qualcuno. Quindi, se ci sono dei sospetti, ci aiutate, fatelo, denunziate agli organi competenti quali sono le cose che a vostro parere non sono legittime. Questo a noi non ci preoccupa, come non ci ha preoccupato per 5 anni, non ci preoccupa per adesso e per il futuro. Noi siamo nelle condizioni di voler gestire la cosa pubblica in maniera sostenibile, nell'interesse dell'immediato futuro e del futuro, per far sì che chi possa gestire questo comune dopo di noi abbia la possibilità di farlo. E ripeto, non vi abbiamo chiesto qualcosa contro la legge, vi abbiamo chiesto il voto per lo statuto, per la modifica dell'articolo 52, per efficienza, per il caso ha voluto che è successo, la necessità c'è, il comune resterà bloccato, non so, per 1 mese, 2 mesi, finché il ragioniere sarà ammalato, non vi sono altri che lo possano sostituire, la sua responsabilità, cercheremo attraverso le pieghe della legge se troveremo una nuova soluzione, se la troveremo saremo felici, noi saranno felici i cittadini. Per quanto riguarda invece questa guerra col Messale tedesco del 90%, no, non è il 90%. La guerra è contro tutti coloro
che non vogliono essere efficienti. Forse sarà oltre il 100 o sarà il 70, non lo so. Ma questo ha chiesto l'amministrazione. Efficienza e legalità. Ha chiesto rotazione, ha chiesto trasparenza in tutti gli atti. Non ha mai chiesto un atto contro la legge, né lo chiederà mai, finché sarò sindaco io. Ne lo consentirà, perché forse qualche defezione democratica può anche darsi, che dipende da cattivi consiglieri, che dipende da altri fattori che non mi appartengono e non li conosco, e quindi se li conoscessi quelli direi, ma è dovuto a questo. Non ci sono motivi nascosti. Non c'è nulla, c'è la grande volontà, la voglia di avere una efficienza dell'amministrazione con la sua macchina dirigenziale e responsabile di tutti i settori, per dare a questo paese, ai cittadini di Mollucano, maggior orgoglio, per dare a loro la possibilità di essere orgogliosi di essere di questo paese, non di vergognarsi, perché guardate, un incidente negativo a chiunque capita, a chiunque, anche a un cittadino, porta discredito al paese. Avvengono cose negative, non si va a individuare fuori da Mollucano chi è, si dice a Mollucano, Mollucano hanno ammazzato a voi, a Mollucano hanno rubato, a Mollucano hanno fatto dei tradimenti, a Mollucano ci sono consiglieri che si vendono, a Mollucano ci sono consiglieri che fanno altre cose, a Mollucano c'è gente che è traballante. Questo danneggia tutti noi, danneggia il paese, danneggia i cittadini. Quindi ritornate con i piedi per terra, guardate bene i capelli. Li sappiamo trovare tutti, siamo tutti bravi a trovare il pelo nell'uovo, non preoccupatevi, questo lo sappiamo fare tutti, ma questo non è quello che la responsabilità di un amministratore, sia esso di minoranza o di maggioranza, gli è richiesta. Responsabilità, responsabilità, responsabilità. La responsabilità della gestione di questo paese non è del sindaco solo, non è del segretario, ma è la maggiore di tutto il consiglio comunale. Questa è la verità. Quindi, infatti ancora in tempo, vi invito a votare lo statuto, perché è un atto che interessa il paese. La gestione non interessa né il sindaco, né la maggioranza, né la minoranza. È di tutti. Grazie. Grazie. Sindaco, noi, solo una piccola precisa, lei ci dice un atto di responsabilità, quindi ogni qualvolta faremo consiglio, verrà riportato la modifica dello statuto, insieme con la modifica dello statuto all'ordine del giorno ci sarà, come nella giornata di oggi, un punto importante, l'adozione del regolamento urbanistico. Non raggiungeremo, cioè non vedremo sedute al tavolo persone che magari sono contrarie alla modifica dello statuto e che però sono chiamate in causa, perché l'adozione di un regolamento urbanistico vede in sé l'assessore, cioè allora fin quando non basterà la modifica dello statuto, noi non avremo un consiglio che sarà al pieno delle proprie facoltà, non avremo gli assessori che come in questo caso si parla di adozione di un regolamento urbanistico, noi potremmo anche fare delle osservazioni all'assessore ai lavori, cioè noi non lo possiamo, cioè, fateci capire, per questo io dico, per questo io, scusatemi, aiutatemi a capire, proprio in virtù di questo che noi vogliamo un... Cioè non è, cioè, non è che esiste la maggioranza, perché votavo forse 7. Non è la maggioranza, è infatti una... Ma dovete rispettare, Renzo, dovete rispettare anche i tempi per le convocazioni, non potete farle così, per le convocazioni di urgenza, non potete farle così. Ma scusate, ha fatto una domanda precisa, mica di mamma, lascia stare, non inserire altri fatti. Ma io potrei inserire sei quanti rispetto alle sciocchezze che voi,
poc'anzi, perché tu, hai delineato l'ambito d'applicazione di questo articolo 52 che non corrisponde a quello che stai dicendo. Perché se hai detto che il ragioniere in questo momento, in questo caso, uno si poteva sostituire in base a questo, si poteva rimpiazzare in base a questa ci poteva dargli tre mesi di ma no, l'ambito questo è ben altro, questo articolo dice ben altro. Questo è il tuo pensiero, è il mio pensiero, è la lettera dell'articolo. Oltretutto in precedenza non si poteva fare perché questa modifica recepisce una legge del 2014. Ma io rispetto il tuo pensiero, vuoi rispettare il mio? Non è il tuo pensiero, io non rispetto il suo. Io sto semplicemente dicendo che lo sta dicendo il vero. Bene, attenzione quando fa questa affermazione. Non è che le puoi minacciare sempre, perché ogni volta una minaccia. Non è una minaccia. La modifica di questo articolo, la modifica, ma ce l'hai. Sei laureato, c'hai i tuoi titoli. Non sei mai detto che io possa minacciare un avvocato in quanto di legge. Sto solo precisando che la modifica che tu oggi vai a proporre di questo articolo è correlato a una normativa del 2014. Ma semplicemente perché nel 2014 è stata riservata lo statuto, prima era di competenza del regolamento. Da che anno? Il contenuto in questo da che anno? Prima era del regolamento ufficio e servizio. Allora si poteva fare in che anno? Precedentemente era possibile farlo con un regolamento ufficio e servizio, o no? Presidente, posso intervenire? Dopo la modifica la faccio rispondere prima alla domanda del consigliere. Sta parlando un segretario, pensavo non parlasse. Semplicemente siamo venuti a modificare lo statuto perché prima non c'era più. Sì, segretario, ora rispondo anche a te. Il regolamento ufficio e servizi che è di competenza della giunta addirittura. Sì, ora rispondo anche a te. Michelino, ti prego, tu mi fai certe domande. Io non posso risponderti, io sto facendo un corso per leggere nella mente delle persone, appena l'avrò superato poi potrò dare le risposte. Oppure arriverà per lettera anche questa volta le risposte, ma non ancora non già leggere nella mente. Segretario, non possiamo sostituire in questo periodo, non possiamo chiamare un sostituto del ragioniere. No, io questo vuoi capire, tu stai dicendo. E allora hai capito l'ambito di intervento che io per quale motivo allora, sei intervenuto? Se deve avere potere di firma, deve essere preso da un altro ente, altrimenti non ha potere di firma. Ma lo possiamo fare in questa fase, prescindendo dalla modifica dello Stato. Ma ne devi trovare uno però, ma lo posso avvenire. È stato fatto in precedenza. Quindi a prescindere dalla modifica dello statuto, ma a prescindere dalla modifica dello statuto. Prego Corrado. Di tutto l'intervento del sindaco, una cosa ha detto non vera, cioè quello di far credere a voi e a noi che se non fa questa modifica, se lo avesse già fatto, non poteva procedere alla sostituzione del ragioniere. Ma questo non è una menzogna, sì. Perché tu sai benissimo, lo dico anche al segretario, che tu al momento attuale, a meno che non vai a variare la pianta organica e crei un altro posto da ragioniere, tu un ragioniere ce l'hai ed è Giusa Marta. Alla sostituzione, caro segretario, si provvede su, si crede purtroppo, ci dispiace che non stia bene la ragioniere, non stia bene, si provvede alla sostituzione, certamente non si blocca, ma non in base a quello, perché lui domani, se approvaste questo modifica allo statuto, non può andare a ricoprire quel posto, può andare a ricoprire il posto vacante che c'è da ingegnere che hanno previsto precedentemente. Si parla di contratto a tempo indeterminato per la copertura di un posto vacante. Quindi cerchiamo di dire la verità, perché se io sto facendo credere alla gente queste cose, la gente dice ma allora ha ragione il sindaco. Non è vero, ci dice delle menzogne. Perché il sindaco, se nel caso passasse questa proposta, non può andare a nominare con contratto a tempo determinato, scegliendo questo grande personaggio e sostituire le ragioni. No, ma l'unica cosa che può fare, anzi lo deve fare subito perché certe ragioni non può stare sempre,
deve provvedere subito a nominarla, a trovare un sostituto, cioè a trovare un supplente, come succede nella scuola. Se manca il titolare che è ammalato, si nomina il supplente per fare lezione. La stessa cosa è qui. Quindi, per cortesia, non diciamo la verità. Come? Vabbè, ho detto supplente per farci capire, segretario, noi non siamo ai livelli vostri di conoscenza, di grandi interpreti di legge, segretario, non voglio dire sì, ha iniziato dicendo che io sono se neve la piadigità, sindaco, una volta per sé, io ti avevo chiesto una sola cosa ed ecco perché me ne sono dovuta andare. Dobbiamo mettere mano alla ragioneria, troviamo un esperto, dobbiamo capire bene la situazione del bilancio, perché tu per primo non conosci in che condizioni siamo a bilancio comune, ne parliamo dopo l'assessore e tutti i resti. Io volevo far questo, cioè io volevo essere messo nelle condizioni, ma lo farò adesso da sangue all'esterno. Ma fa lezione tu. Per cortesia, di mettere. Io voglio capire, ma lo dobbiamo capire, non solo lo voglio capire, lo dobbiamo capire anche alla gente, ecco la trasparenza. Qual è la situazione del bilancio del comune di Muro Lucano, che non si conosce, non conosco la situazione del debitore. Qui siamo nelle condizioni, anzi siamo nelle condizioni, ma volevo anche denunciare questo fatto. Abbiamo grande difficoltà ad avere i documenti, quindi ragioniere, cioè segretario, vi prego di intervenire affinché le carte le abbiamo quanto prima, per metterci delle condizioni di controllare e vigilare, altrimenti questo ruolo ci viene meno. Allora, caro Alberto, ma te ci chiama io, caro, perché non sono spastriato. Quindi, intanto, vedi, modera i termini e non ti permettere più, per nessuna ragione al mondo, di dire che io dico bugie. È un reato, te l'ho aperto. Io non dico di apparire tu, di quello che vuoi, però non lo fare più. Tu sai che io le cose le faccio, le dico e poi le faccio. Benissimo. Detto questo, proporremo al Consiglio di mettere una bella lavagna grande e ad ogni Consiglio Comunale tu prima ci fai una lezione e poi procederemo. Detto anche questo, forse tu non conosci il bilancio, io lo conosco e so come vanno fatte le cose. Quindi, se tu vuoi farmi lezione, io le accetto. Vieni un'ora al giorno al comune e mi vieni a fare lezione di bilancio, in maniera che risolviamo i problemi del bilancio di Moluca. Io sono molto umile nelle cose e sono anche capace. Sono un ottimo incassatore, io sono incassato. Aspettiamo le scadenze, arrivano, stanno arrivando. Quindi, quando arrivano le scadenze e avrai ragione, farai tutto ciò che ritieni più opportuno. Ma moderi i termini. Io non ho detto che non hai detto una verità sulla questione. Non ho detto mai a te o a altri che siete bugiardi. Tu hai detto che questa politica, questo statuto ti serviva per nominare il ragioniere. Hai detto questo. A parere tuo l'argomento non può essere vero. A parere, ma non ti permettere più di darmi del bugiardo. Va bene. Chiaro? Va bene. Benissimo. Detto questo, quello che ho detto lo ripeto, il responsabile di un servizio deve avere potere di firma e per avere potere di firma deve ottenere un decreto o deve essere dipendente di un altro ente che già ha potere di firma. Io già da venerdì ho fatto un giro fra i comuni qua e non oggi. Segretario, pensavamo al ragioniere di un comune che non avevo chiesto, ma purtroppo i ragionieri scarseggiano, in ogni comune sono a mezzadria e chi fa due ore in un posto in un altro è un problema che col 110 non è vero che se la pianta organica prevede l'ampliamento nel terzo settore col 110 temporaneamente non si possa nominare un altro nel secondo, nel primo o in un altro settore. È verissimo che si può fare e si può fare anche a tempo determinato, cioè non a tempo determinato della scadenza dell'amministrazione, non può dare oltre un certo tempo. Quindi, ora
noi, se il... Ma lei non voglio andare oltre. Non voglio dire questo. Dico che se ci abbiamo un certificato medico di 3 mesi del ragioniere, con 110 potevamo fare fino al 31 dicembre un ragioniere libero professionista, capace. Poi questo lo sottoponevamo a Alberti, che lui di queste cose sa bene come si funziona il bilancio. E quindi sì, tu conosci, lo selezionava lui, non ha interesse, io interesse a che funzioni la cosa pubblica, a che ci sia efficienza e legalità, punto. Sindaco, comunque l'unica cosa, credo che si sia sbagliato lì dove ha detto che il comune ha una capacità di indebitamento di 11 milioni di euro, in base ai due articoli che io ho dichiarato prima. Ma se lo bilancio... Il tribunale non deve, io non ti ho citato articoli, tu citali e utili, utilizzi, lo fa che può. Ti ho detto che in base ai cespiti di questo comune c'è questa possibilità, che poi c'è l'articolo 2 che lo impedisce, l'articolo Roberto che l'articolo 304. Ma sono entrato, non sono manco 5 milioni di euro. Va bene, mettiamo ai voti quindi l'argomento all'ordine del giorno, segretario. Procediamo con... Sì. Contrario. Possiamo procedere con il punto numero 3, l'istituzione della zona franca nell'intero territorio della Basilicata. Sì, ne vuoi relazionare? Puoi relazionare prima? A proposito di questo, volevo che si leggesse la proposta, visto che noi non abbiamo avuto una proposta rispetto alla fiscalità differenziata. Cioè, capiamo che cosa volete intendere. Sindaco, relazione, così sintetizzi il tutto. Noi vogliamo intendere esattamente ciò che la legge ci consente di intendere. Vogliamo che Muro Lucano sia zona franca, lo proponiamo, non è che lo vogliamo, non è che ce l'ho rimasto il nonno, proponiamo che Muro Lucano sia un territorio zona franca. A mio avviso questo significa darci maggiore potere contrattuale nei confronti di chiunque, come fino a poco tempo fa, fino al 2009, viene a Muro Lucano, mette la bandierina come se fosse il Far West. Questo è il territorio, così come si usava nei tempi passati, quando veniva la Telecom, scavava, veniva il gas, scavava. Quando dal 2010 abbiamo incominciato a pretendere i progetti, perché si sapesse nel sottosuolo che cosa c'è quando si va a riparare una strada, qual è la condotta che esiste, qual è il passaggio di questo o di quell'altro. Quindi così noi vogliamo che Muro Lucano abbia maggiore potere contrattuale nei confronti di tutti e in particolar modo nei confronti delle trivelle. Cioè, non è vero, come alcune scuole di pensiero immaginano, che adottando questo atto si va a facilitare la trivellazione. No, è esattamente il contrario, perché zona franca significa avere maggiore potere contrattuale per l'utilizzo del territorio di questo paese, e questo significa contro tutti, non solo contro le trivelle o contro altre società o contro altre attività, è una qualche cosa che ci mette nelle condizioni di avere maggiore potere contrattuale. Naturalmente il mio pensiero non può essere condiviso da tutti,
ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi la interpreta in una maniera, chi la interpreta in un'altra. Io ho pregato la maggioranza di adottare questo provvedimento, pare che siamo tutti d'accordo e siamo qua per votare. Posso intervenire? Prego. Sindaco, mi permetta di contraddirla, non è proprio così. In realtà noi stasera stiamo aderendo, si propone di aderire, non ho la proposta di deliberazione perché purtroppo non mi è stata messa a disposizione, ma questa non è una cosa di quest'anno, ma è comunque ormai una prassi consolidata di 6 anni di amministrazione. Noi deliberiamo di aderire al progetto di istituzione di una zona franca a fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata, sostenuto dalla giunta regionale guidata dal presidente Marcello Pittelli e proposta dall'assessore all'ambiente, territorio e infrastrutture Berlinguer, nella forma e nei modi in cui lo stesso le propone. Non so, qualcuno ricorderà che qualche tempo fa l'assessore Berlinguer era venuto qui ad illustrarci questa sua bella proposta di fiscalità differenziata, che a vederla in questi termini sembra una proposta allettante, ma che poi nei fatti diventa uno specchietto per le allodole, e cerco di spiegarmi. Intanto questa è una proposta che mi lascia perplessa, perché comunque è in contrasto con il cammino che pare questa amministrazione abbia preso nei confronti, delle trivellazioni e quindi delle trivellazioni così esasperate che si vogliono prevedere in Basilicata, nell'intero territorio regionale. E io credo che aderire a questa proposta in realtà, in sostanza, significhi soltanto dare un prezzo al pregiudizio che il territorio e i cittadini in termini di salute subiscono a causa delle trivellazioni. E mi spiego, in realtà vogliono in qualche modo risarcirci, ma il danno che ci procurano non è un danno irreversibile. Noi abbiamo parlato da diversi mesi di quelli che possono essere i danni da trivellazioni, ormai è da ottobre-novembre scorso, quindi è più di un anno che noi ci siamo incamminati su questa via e credevamo che l'amministrazione fosse con noi, tant'è che il sindaco non più tardi di qualche giorno fa ha addirittura sottoscritto la proposta referendaria per l'eliminazione del carattere strategico delle trivellazioni e contro le trivellazioni in terra. Quindi questo mi lascia perplessi. Aderire a una proposta di fiscalità differenziata in realtà vuol dire esattamente già darsi un prezzo. Vuol dire che noi cittadini del territorio lucano abbiamo già in qualche modo fatto un passo indietro, abbiamo detto sì, noi accettiamo questo risarcimento, quindi intanto abbiamo dato un prezzo a quello che sarà il nostro pregiudizio e sicuramente indeboliamo il fronte e diamo l'impressione che noi possiamo essere disponibili all'ingresso indiscriminato delle trivellazioni in Basilicata. La proposta di trasformare la Basilicata in una zona franca a fiscalità differenziata, estendendola quindi oltre i confini della Val d'Agri fino a coprire l'intera regione, può essere interpretata come la strategia per rendere più sopportabile da parte dell'intera cittadinanza questo pregiudizio e soprattutto il rilascio dei titoli concessori che sono previsti in quest'area. Credo che tutti sappiano, e se non lo ricordate ve lo solo a memoria, ve lo dico che nell'ambito della zona del Marmo Platano Melandro noi abbiamo 3 permessi che insistono e che sono già in fase di via al Ministero, quindi al Ministero in valutazione di impatto ambientale. Abbiamo il permesso Muro Lucano, il permesso Vicerno e il permesso Monte di Fuoi. Questo vuol dire che noi non avremo 3 pozzi, ma tra pozzi di perforazione e pozzi di reiniezione ne avremo molti di più, con grande pregiudizio per le nostre falde acquifere che saranno contaminate insieme alle falde acquifere comprometteremo la qualità dei terreni circostanti, la qualità dell'aria e la qualità insomma delle nostre componenti ambientali. Non più tardi di qualche mese fa noi abbiamo discorso della volontà di aderire a un progetto che è quello della costituzione del santuario dell'acqua, dell'acquifero ricadente tra Monti di Muro Lucano, Marzano, Ogna e Contursi Terme. Noi abbiamo un acquifero davvero consistente. Con le perforazioni, le acque e quindi le falde acquifere subiranno davvero un pregiudizio. Mi pare così strano che noi siamo stati insieme in questa sala a compiacerci di quello che diceva la Colella. Abbiamo voluto insistere insieme, cercando di persuadere gli altri comuni, alla costituzione di un osservatorio ambientale che andasse a
verificare e a opportunamente valutare le componenti ambientali, quindi lo stato di salute dell'acqua, della terra e dell'acqua, della terra e dell'aria, proprio già gravemente compromessi dalle trivellazioni in Val d'Agri, perché purtroppo la Val d'Agri è lontana, ma il pregiudizio lo paghiamo anche noi. Per cui, da un punto di vista, come dire, squisitamente politico e di opportunità, aderire a questa proposta di fiscalità differenziata vuol dire soltanto dire alle compagnie: non vi preoccupate, noi ci accontentiamo, seppur il pregiudizio che voi ci date è irreversibile, perché purtroppo quando avranno preso tutto quello che c'è da prendere nel nostro sottosuolo, ci lasceranno un territorio devastato. A fianco a questo noi dobbiamo andare nel concreto e capire quale sarebbe davvero il vantaggio economico e che cosa riteniamo per fiscalità differenziata. Tutto quello che ha detto sindaco, mi dispiace ma devo contraddirla, non c'entra niente con la rete del gas, non c'entra niente, c'entra soltanto per il risparmio sulle accise, che poi in realtà non va a beneficio del consumatore, che al massimo potrebbe risparmiare 80 euro sulla bolletta annuale se ammesso e non concesso, ma andrebbe sulle accise delle imprese industriali e artigianali, e quindi industriali il risparmio sarebbe prima di tutto per le compagnie petrolifere che verrebbero a trivellare qui nei nostri territori. Dunque, che cosa dire? Dire che noi non possiamo essere sicuramente d'accordo, noi abbiamo l'oro bianco, abbiamo l'acqua che dobbiamo preservare, non possiamo dare ingresso a queste forme indiscriminate di trivellazione, e lo ripeto, in questa maniera noi indeboliamo soltanto il nostro fronte, vogliamo pensare a una zona franca, ma la nostra probabilmente dovrebbe essere una zona franca per il turismo, una zona franca per le attività agricole. Noi siamo una regione, lo abbiamo detto tante volte, non mi voglio ripetere, una regione a vocazione agricola, a vocazione pastorale, a vocazione turistica, per cui non c'entriamo niente con le attività petrolifere, per quando noi abbiamo il giacimento petrolifero più consistente in terraferma. Quindi io davvero vi invito, mi rivolgo a quelli della maggioranza, a non votare favorevolmente questa proposta, perché è soltanto uno specchietto per le allodole, uno specchietto per le allodole. Qui è una proposta di deliberazione dei comuni, dei consigli comunali del Vulture e dell'Alto Bradono, che hanno esattamente deciso di non aderire al progetto di istituzione di una zona franca a fiscalità differenziata, di sostenere il sindaco, i sindaci, nella difesa e nella vigilanza dell'identità culturale e sociale della propria comunità, al fine di scongiurare ogni tipo di speculazione politica ed economica, di trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata. Dunque io davvero vi invito, ma proprio per mantenere il nostro legame con questa terra, a non votare favorevolmente la proposta di fiscalità differenziata e di zona franca, che è solo uno specchietto per le allodole. Lo dico a chi ha attività agricole, a chi con la terra vive, a coloro i quali dalla terra hanno il lavoro. Quindi non pensate che la zona franca è una stupidaggine, che noi approviamo così qui abbiamo il risparmio. Intanto il risparmio non ne abbiamo, però intanto indeboliamo quel fronte. Noi dobbiamo essere contrari a questo uso indiscriminato del territorio e dobbiamo potenziare quelle che sono le nostre risorse endogene, e quindi la terra, l'agricoltura, l'allevamento, il turismo. Il nostro gruppo consigliare preannuncia voto contrario. Prego, signora Renzi. Allora, anche il nostro gruppo preannuncia il voto contrario, e aggiungiamo che sarebbe bene, anche per un elemento di democrazia, come diciamo spesso al sindaco, portare a conoscenza dei cittadini con maggiore informazione, perché un'informazione data a carattere istituzionale, mi creda sindaco, sicuramente avrà più forza rispetto a tante altre informazioni che possono circolare nel nostro territorio. E quindi io la invito, in modo tale da avere maggiore consapevolezza da parte di tutti i cittadini, di fare un'assemblea dove appunto lei può ritenere opportuno invitare degli esperti oppure delle persone che siano in grado di spiegare appunto alla popolazione che cosa significa zona franca, quali possono essere i benefici, cosa rinunciamo, a cosa andiamo incontro.
Inoltre, dal documento che ci avete allegato, faccio un piccolo riferimento. Per ridurre il gap del nostro territorio, la nostra area geografica, sarebbe anche più opportuno per gli uffici comunali magari fare attenzione a quello che attualmente la Regione Basilicata sta programmando in termini di fondo questione per le aree interne, perché appunto potremmo ridurre la nostra area, potremmo aumentare i benefici economici della nostra area, di riferimento, non soltanto con l'istituzione di una zona franca, bensì con una programmazione seria, mirata e legata soprattutto alla programmazione europea per quel che riguarda le aree interne e il fondo sociale di questione. Grazie. Prego. Io mi associo a quello che diceva poc'anzi il consigliere Zampini, cioè, sindaco, coinvolgiamo un po' la cittadinanza, fare un'assemblea, almeno parlarne, riparlarne con la gente in maniera che sentiamo anche i loro pensieri, cioè non possiamo decidere solo soltanto noi, dobbiamo coinvolgerla. Quindi io vi invito a rinviare il problema e parlarne con la gente prima. Sì. Chi ha? Gli più nessuno. Ma guardate, l'unica proposta sensata è stata veramente quella di Michelino, che ci dice forse è meglio sentire i cittadini, sì, senza ombra di dubbio, ma se questo deve portare ad uno scontro di piazza per pareri diversi, ognuno porta il suo gruppo e lo incita o lo informa a come deve comportarsi, e non credo che raggiungeremo granché. In quanto da che mondo è mondo, a volte vanno pigliate decisioni anche contro la volontà di molti, se quelle decisioni sono vere. Ora, ci posso dirvi perché vogliamo adottare questo provvedimento. Intanto, il potere contrattuale che dicevo prima è di grande importanza. Facciamo un'analisi insieme. Diciamo che l'articolo 38 resta tale, l'articolo 36 non va modificato, o facciamo le guerre, o prendiamo i fucili, o qualsiasi cosa facciamo, le trivellazioni le fanno. Quindi correremo il rischio, io non è che amo questo provvedimento, a me può anche non votarsi, ma corriamo seriamente il rischio di subire supinamente una imposizione da parte della legge dello Stato senza aver tentato nessun difetto, nessuna difesa. Quando l'assessore Zaccardi dice noi stiamo facendo una guerra per l'acqua, beh, ieri sera sempre come avete delegato, eh? Non ho capito. Assessore Zaccardo. Ah. Ho detto, no, avete detto l'assessore Zaccardo. Ah, era bello sarà. Non si può meglio. Ora, non è che la cosa mi dispiace, ma è proprio questo il bello, che noi dobbiamo accrescere il nostro potere contrattuale di questo paese in tutte le direzioni. Certo, il santuario dell'acqua è una cosa importantissima, è un punto in più per poterci difendere. La zona franca è un punto in più per poterci difendere. Se vi sono altre cose che possiamo fare, le facciamo, ma la direzione è sempre quella, cioè noi non vogliamo che ci siano trivellazioni nel nostro territorio. Noi vogliamo salvaguardare il territorio e i fini ambientali
a tutti i fini, ai fini turistici, a tutto quanto. Ci apprestiamo, e questa è una notizia che vi do, a chiedere che Murlucane sia la capitale del turismo religioso, perché riteniamo che la specificità di questo santo unico ci possa consentire di fare questa battaglia per avere qualcosa in più, perché il paese abbia qualcosa in più, perché sono tutti santi, tutti papi, però l'unico santo riconosciuto, protettore della donna partoriente è San Gerardo. Quindi ha qualcosa in più che noi possiamo aggrapparci. È un potere contrattuale, anche se io lo dico da laico, non sono cattolico, però è un potere contrattuale che ci dà. Questa ci dà una possibilità di fare queste cose, perché c'ha questa specificità. E noi dobbiamo cogliere l'occasione per cercare di avere di più, per fare di più, per portare più gente sul territorio e per poter arricchire il territorio, lo sviluppo, l'occupazione attraverso questo. C'è chi non ci crede, ci sono gli scettici, e purtroppo è così, non siamo tutti uguali, non abbiamo tutto lo stesso pensiero, guai se fosse così, quindi ognuno sviluppa la propria idea convinto che sia la migliore. Poi i fatti dimostreranno che è buona, è sbagliata, non è così, insomma, chi ne ha più ne mette, la cosa può essere interpretata come si vuole, ma il fatto è che San Gennaro disse sì a quello lì che andava a pregare, te voglio fare padre, dice, ma va a giocare la schedina, sento che posso scendere a fare che ci vuole. Quindi noi tutto ciò che può e che ha un sapore, un indirizzo di sviluppo per il nostro paese, siamo, è nostro dovere tenerlo, è nostro dovere cercare di andare in quella direzione e di fare tutto ciò che c'è possibile. Quindi non ci sono motivi strani in questa deliberazione, c'è un solo motivo. Quello di accrescere il potere contrattuale insieme al santuario dell'acqua, insieme ad altre cose, nel nostro paese. Se questo ritenete che sia giusto, votatelo. Se ritenete che non sia giusto, pazienza, ognuno ha la propria idea, ognuno ha il proprio pensiero. Sì, ricordo. Sindaco, solo per dissentire, per dire che a mio parere è esattamente il contrario, perché vuol dire che non vogliamo le trivelle, e dire che vogliamo il ristoro da quel pregiudizio è in forte contraddizione. No, scusami, non mi dire così, non mi dire così, quello non dici che vogliamo il ristoro, dici che è zona franca e sei il ristoro, okay, scusami, già che ho il potere contrattuale, io il mio terreno gli do un costo, glielo posso dare con quel, se no non glielo posso dare, mi dice questo è l'esproprio, questo vale e tanto ti do. Se è zona franca, io dico che per avere il mio terreno ti chiedo il doppio di quello che tu guadagnerai su questo. È un potere contrattuale, stiamo parlando di potere commerciale. Non creiamo confusione, zona franca vuol dire zona a fiscalità differenziata, quindi riduzione sulle accise, ma con particolare beneficio per le grandi imprese industriali. Assolutamente no, vuol dire che ci sono due scuole di pensiero contrastanti, se vogliamo assurgere a livello di scuole di pensiero, ma ho l'umiltà di non ritenere che sia così, perché interpreto soltanto quello che leggo. Per cui vorrei solo concludere con una frase di Bolognetti che dice la Basilicata zona franca lo è già e lo è da molto tempo, tanto, troppo, talmente franca questa nostra terra lucana che senza pudore c'è chi pensa di poterne fare l'hub petrolifero d'Italia e una grande discarica a cielo aperto, dove maggioranza e presunte opposizioni sono riuscite nella non facile impresa di svendere la terra lucana al peggior offerente. Quindi cerchiamo di limitare questi danni, almeno noi questa sera qui.
Altri interventi? Giusto un pensiero. Ho già detto più volte che sono non e siamo in parecchi. Il nostro unico pensiero e obiettivo è quello di salvaguardare la salute dei nostri nipoti e di tutti quelli che verranno. Quindi ogni possibile pensiero che possa legare un'attività al petrolio deve essere fugato. Come? Con non approvare nessun tipo di provvedimento. Stiamo bene come stiamo. La zona franca non la vogliamo perché è comunque un rischio. Io da nonno voglio preservare la salute dei miei nipotini e quella di tutti gli altri nipotini di Muro Franco. Pronto? Posso fare un intervento? Io vorrei dire una cosa. A parte secondo me l'associazione indebita che esiste tra zona franca e articolo 38, che secondo me la zona franca non, è un mio parere, la zona franca non mette non toglie. No, è giusto per fare un discorso completo legato comunque alle trivellazioni, che non toglie non mette, secondo me, perché comunque l'articolo 38 dà potere alle regioni, quindi voglio dire la zona franca c'è o non c'è, alla fine quando decideranno decideranno. Però visto l'argomento, visto la sensibilità, io reputerei opportuno rinviarlo e parlarne magari con una maggiore esplicita, con più tempo magari, no? Giusto per dar tempo a tutti quanti di farsi una coscienza. Fermo restando che secondo me, o zona franca o non zona franca, quando decideranno decideranno, quindi il fatto che possa essere zona franca o meno, a mio parere è veramente una cosa che non c'entra veramente nulla, però vista la cosa, l'argomento sensibile, perché non rinviarlo? Va bene, sentite il capogruppo della maggioranza, ritiriamo l'argomento. Viene ritirato? Dobbiamo votare, no? Allora votiamo per il ritiro dell'argomento. Però con l'impegno appunto di organizzare magari sì, ne possiamo fare. A parte dell'amministrazione. Ovviamente a 360 gradi, senza ascoltare sempre il parere negativo delle cose, ma cercando di crearsi un'opinione pubblica. L'argomento al punto numero 4, che è la nomina della commissione di diritto allo studio, anche questo dobbiamo votare per il rinvio. Votiamo anche questo per il rinvio. Punto numero 4, commissione allo studio. Diritto allo studio. Come? Perché è mia intenzione convocare prima la commissione consiliare, quindi parlare con loro e poi successivamente porto tutto. Va bene. Il punto 5, adozione del regolamento urbanistico. Prego. Azione. Interventi, non c'è una relazione. Noi vediamo senza l'illustrazione. No, senza l'illustrazione da parte della maggioranza. Vai con le slide. Tu fai parte del presidente della commissione, sei tu. Lo devo illustrare io. Mi sembra, come dire, a parte la considerazione che mi pare anche davvero fuori luogo che non ci siano i tecnici redattori del piano che non vengono ad illustrare insomma un regolamento urbanistico che oggi il Consiglio Comunale si appresta ad adottare. No, c'era scritto, era una spacciataggine di scritto. Diciamo che davvero è imperdonabile una cosa del genere. Non so, io farò le mie considerazioni, non so se il responsabile dell'area tecnica vuole procedere ad una illustrazione, visto che poi tra l'altro, come diceva Michelina, stasera non abbiamo nemmeno l'assessore competente. Per cui il mio... come dire? L'assessore ai lavori pubblici. Chi è l'assessore ai lavori pubblici? È il sindaco. È il sindaco, non c'è manco Pietro. Allora, sindaco, che non si comporta, mi sono confusa. Allora il sindaco risponda lei e poi ci pure la esposizione è molto breve e semplice. Noi siamo arrivati il 2009, abbiamo trovato dei tecnici che stavano redicendo il piano consumente urbanistico. La prima cosa che abbiamo fatto, li abbiamo convocati.
Bene, a che punto siamo? Siamo al punto zero. Perché? Perché si dà al punto zero? Ma lo sai, ogni volta, una volta il sindaco voleva una cosa, una volta l'assessore ne voleva un'altra, una volta il consigliere ne voleva un'altra, una volta il tecnico ne voleva un'altra, una volta i tecnici esterni volevano altre cose, non ci hanno dato la possibilità di redigere il piano. Bene, allora, se questo è il problema è risolto, presi una matita nell'ufficio tecnico, sono i tecnici e gli amministratori, che sono quelli di allora che erano presenti, e fece un cerchio. Datemi la pianta del paese, mi diede la pianta, questo va bene, fece un cerchio di tutto l'abitato. Questo è il piano volatore. Chi è dentro e dentro e chi è fuori pure, senza fare particolarità per nessuno. Ah, disse Bisceglie, e a questo punto il piano lo facciamo in 3 mesi, se questo è. E io cominciai a dire alla gente che il piano regolatore si sarebbe approvato, ma che si dica, insomma, in poco tempo, un anno, 2 anni, forse anche meno. Poi incominciarono le donne di notte. Beh, il 2010, com'è la storia? Dice sì, però i geologi non si mettono d'accordo. Come quei geologi? Beh, guarda, ma no, quel del piano non ci danno le piante. Oh Gesù. Convocai la prima commissione, la prima conferenza di servizi del 2010. Con l'incarico data ai tecnici il 2002. Ma io ero stato convocato a conferenza di servizi e iniziamo questo tragitto. Fino al punto che chiesi all'architetto che è qui presente di non pagarlo, di non dare loro soldi. Non so come poi è andato, perché non riesco, non sono mandrato, non riesco a seguire tutto. E quindi poi non ho saputo più come è andato la questione del pagamento, poi ce lo spiegherà l'architetto. Però, arrivato il 2013, e questo benedetto piano non arrivava, i tecnici Bisceglie e Company dicevano che era la colpa dei geologi. I geologi dicevano che avevano fatto 8 tavole, una diversa dall'altra, perché i tecnici del piano in ogni occasione modificavano il loro indirizzo. Bene, diede l'indirizzo all'ufficio tecnico, al responsabile del procedimento, raccogliete tutte le domande di tutti i cittadini, passato al piano regolatore, e facciamo in maniera che chiunque ha fatto una domanda di costruzione venga inserita nel nuovo strumento urbanistico. Facciamo la terza riunione per la conferenza di servizio, e mentre che eravamo in conferenza di servizio ci dicono, non mi ricordo se lo disse il ingegnere Bruno o il responsabile dell'ufficio geologico, guardateci, però non vi agitate, finché non si completa la zonizzazione non possiamo approvare il piano regolatore. Come sarebbe la storia? Quindi il vecchio strumento urbanistico non è applicabile perché ci sta il periodo di salvaguardia, perché c'è il nuovo non si riesce a fare. E beh, ma il paese resta ingessato. Cioè, ci vuole un emendamento. Lasciai la commissione, l'architetto mi è testimone e anche gli altri, e andai in consiglio regionale e feci fare nel consiglio, al consiglio regionale, ringrazio ora per allora che mi stettero a sentire, un emendamento alla legge per far sì che i piani regolatori in itinere non
incorrevano in quella norma e che gli strumenti urbanistici vecchi restavano vigenti. Difatti, così andò. L'emendamento fu approvato e continuammo ancora a aspettare che questo piano arrivasse. Visto che il piano non arrivava, facemmo una delibera di scioglimento della convenzione. Quella delibera di scioglimento della convenzione non incontrò il parere degli uffici tecnici nostri, non incontrò soddisfazione dello studio di progettazione e si rivolse al TAR. Noi demmo l'incarico per poter difenderci chiedendo i danni, lo scioglimento della convenzione e i danni ai cittadini di Molucano per il periodo di stasi, di blocco per la costruzione, per l'applicazione dei beni. Devo dire che qua l'architetto Cristiano interpose i suoi buoni uffici e la cosa la bloccammo, perché questi ci promisero che ci avrebbero dato il piano subito. Questo subito non può più subito, cambiarono alcune cose e arrivammo al 2014. Al 2014 facemmo la conferenza di servizi ultima per approvare il piano. Nell'approvazione del piano ci furono delle prescrizioni, non so, poi non ho seguito se quelle prescrizioni fatte dalla conferenza di servizi sono state eseguite, sono state soddisfatte. Dopodiché si è passato alla verifica di questo strumento insieme alla commissione dopo le elezioni e ho perduto il conto. Per questo dicevo al consigliere Zaccardo, tu faccio ben volentieri, illustraci lo stato dell'arte. Intanto io credo che sia indispensabile procedere ad una illustrazione con le tavole. Io non credo che un regolamento urbanistico possa essere adottato di fronte ad una comunità, siamo in un pubblico consiglio, come se fosse una proposta di deliberazione. Ah, scusa, mi è contento da Michele che la passata amministrazione, prima del 2009, aveva fatto già le assemblee pubbliche sul piano. Ma sindaco, non credo che sia quello. Io l'altro giorno ho convocato una pubblica assemblea con i tecnici, cosa che probabilmente avrebbe dovuto fare anche l'amministrazione, con i tecnici e con i cittadini, perché io credo che poi tra l'altro noi dobbiamo capire stasera, tavolo per tavolo, che cosa andiamo ad adottare, che non penso che in maniera così pacifica tutti i consiglieri sappiano nelle tavole del regolamento urbanistico che cosa ci sia realmente. Io sindaco non ritengo questo, io penso che sia il caso di andare quantomeno con il DVD proiettarle, poi se il resto del consiglio non è interessato a capire nello specifico che cosa andiamo a normare con uno strumento di pianificazione, vuol dire che, come dire, ho dei seri dubbi sulla loro comprensione rispetto a quello che c'è scritto dentro. Io mi lascia veramente perplessa questa cosa. Cioè, il regolamento urbanistico è uno strumento di pianificazione. Con il regolamento urbanistico noi andiamo a decidere che cosa vogliamo fare nel nostro centro abitato. In passato, quando c'era la discussione sul regolamento urbanistico, i consigli comunali, oltre ad essere molto partecipati, ringrazio i pochi presenti di questa sera, oltre ad essere molto partecipati, erano molto più sentiti anche dai consiglieri. Io capisco che probabilmente il periodo di contrazione economica non ci fa sperare che questo strumento possa rilanciare l'economia del paese, però voglio dire, questa sorta di quasi disinteresse nei confronti dello strumento urbanistico mi lascia molto perplessa.
Comunque, il nostro gruppo consigliare sicuramente non può condividere uno strumento di questo tipo. Da un punto di vista, insomma, squisitamente politico, ci troviamo ad ragionare di un piano, di un regolamento urbanistico più in carico è stato dato nel 2003. Dopo 12 anni di lavoro ci troviamo ad esaminare un regolamento davvero carente dal punto di vista dei contenuti normativi e di difficile attuazione. E mi spiego. Il regolamento urbanistico, come già ho anticipato, disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale. Parliamo del perimetro urbano. Perdonate qualche imperfezione, non sono un'addetta ai lavori, non mi occupo di questo. E si preoccupa di regolamentare l'attività edilizia all'interno del perimetro urbano. L'approvazione prioritaria dello strumento del regolamento urbanistico rispetto al piano strutturale è sancita espressamente dalla legge urbanistica regionale, preoccupata proprio di garantire uno strumento volto a tutelare i valori ambientali, storici e architettonici della città esistente. Pertanto il regolamento urbanistico è prevalentemente uno strumento che serve a riqualificare e a completare quella parte di territorio oggettivamente riconosciuto come città. Il piano strutturale, a differenza del regolamento urbanistico, è uno strumento di pianificazione territoriale che sulla base delle necessità e degli individui programmati pianifica gli interventi individuando nuove aree di espansione residenziale, produttiva e artigianale. E qua è il primo equivoco da chiarire, perché noi con questo regolamento ci occupiamo solo di quello che c'è all'interno del centro abitato. Se pensiamo che con questo regolamento, o se qualcuno può lasciare dentro ai cittadini che ci sono delle zone al di fuori del perimetro urbano che saranno regolamentate, che sono state inserite o sono diventate zone edificabili o di ampliamento di attività produttive, non è così, e quindi non credete che sia questo il senso del regolamento che andiamo ad adottare stasera. Quindi in sostanza il Comune ha impiegato ben 12 anni per disciplinare gli insediamenti esistenti nel territorio, nel perimetro urbano, figuriamoci che ci vorrà per disciplinare il resto. Voglio partire dal parere dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Questo ufficio, leggiamo nel parere del 34/2015, ritiene doveroso ribadire quanto è più volte espresso in sede di riunioni tecniche e di conferenze in relazione al fatto che il regolamento urbanistico così concepito e condiviso dall'amministrazione comunale lascia pochi margini di attuabilità diretta degli interventi, subordinando gli stessi spesso e per più parti della città all'approvazione di piani operativi e attuativi. E il parere reso in queste poche righe rende proprio appieno l'aspetto più squisitamente politico della questione. Noi stasera andiamo ad approvare un regolamento urbanistico che, lungi dall'essere un motore propulsivo dell'economia del paese, sarà uno strumento che addirittura porterà lo stagno ulteriore dell'economia e dell'edilizia. Lasciare il tutto ai piani attuativi vuol dire che in questo momento sarà forse il 5%, ci sarà il 5% di possibilità di richiedere interventi di edilizia diretta, cioè il cittadino va a chiedere il permesso di costruire e glielo rilasciano. Tutte le aree che sono state individuate come aree di nuovo impianto di intervento o come area di trasferimento dei diritti edificatori, e vedremo dopo di che parliamo quando parliamo di aree di trasferimento di diritti edificatori, potranno essere attuate realmente soltanto con l'operatività di piani attuativi, piani di lottizzazione, piani operativi. Cioè, per capirci, per chi conosce la realtà di Muro Lucà, un piano attuativo è simile all'iter burocratico che è stato messo in opera per esempio per il D1 a Muro Lucano, per la zona di espansione. Quindi ci sarà un processo burocratico e farraginoso di questo tipo. Consorzio, tutti i proprietari dell'area individuata come area dove ci sarà il nuovo impianto dovranno consorziarsi, fare le convenzioni col comune, aspettare le delibere di consiglio con le quali si decide di approvare, provvedere alle indagini tecniche e alle indagini geologiche di dettaglio e fare le opere di urbanizzazione. Cioè ci sarà un iter laboriosissimo che si spalmerà come minimo nell'arco di 3, 4, 5 anni. Uno strumento urbanistico, e prendo a prestito un'espressione usata da un ingegnere di Muro, un regolamento urbanistico che noi ci apprestiamo ad adottare oggi, ma che è già vecchio e che fra qualche anno probabilmente necessiterà di una nuova variante. Dunque, se questo è il punto di vista squisitamente politico di questo gruppo consigliare, noi abbiamo un regolamento urbanistico che non lascia spazio a interventi diretti.
per cui i cittadini per costruire avranno una serie di oneri. Rispetto a questa cosa, l'altro aspetto davvero inquietante è l'uso, il ricorso eccessivo all'uso dell'istituto della perequazione. La perequazione compensazione risponde, vi spiego, ne parliamo prima per capire che cos'è e poi vi faccio capire nel concreto che cos'è accaduto. La perequazione o compensazione risponde all'esigenza di indennizzare i proprietari di suoli in precedenza edificabili dalla perdita di volumetria derivante dalla cessione del suolo al comune, di modo che a questi ultimi siano garantiti i diritti edificatori altrove. Nel regolamento urbanistico noi assistiamo alla individuazione all'interno del nostro centro urbano, quindi parliamo sia di piano di recupero, parliamo sia di aree dove i diritti edificatori già sono stati utilizzati per alta volumetria. Assistiamo quindi alla individuazione di una serie di aree, io ho una serie di stampe, ecco perché io credevo che fosse opportuno valutarle una per una serie di stampe, perché all'interno del centro urbano sono state individuate delle aree dove l'amministrazione ha previsto di dover fare delle opere pubbliche. Il ragionamento dell'amministrazione... Scusami. No, sindaco, mi faccio concludere e poi contesta tutto quello che... No, non contesta niente, solo che quando dice l'amministrazione non ha dato nessuna indicazione, ha dato un'indicazione di stesura del piano con un cerchio, come testimone. Cioè, l'amministrazione non ha dato nessuna indicazione su un terreno, su un pezzo di terreno. Noi abbiamo dato l'indicazione di redigere il piano nei termini della legge e il più presto possibile, facendo un cerchio dell'abitato e dire questo è l'abitato, fate il piano migliore che possa nell'interesse del paese. Ma perché l'amministrazione non aveva la facoltà di prevedere un'opera pubblica? Non vedo questo intervento, mi pare un minuto. Non avete manco dato l'intervento, per... va benissimo. Voglio parlare di istanze. Sì, che avete detto prima che però avete raccolto tutte le istanze che sono arrivate dai privati. Certo, l'abbiamo mandata e non le so quante sono e chi sono. Vabbè, allora non dico un criterio, l'avete dato, non vi è chiaro qual è, però ma quello è quello che vi posso ridere. Nei miei incontri con i tecnici redattori mi è stato riferito che è ovvio che la filosofia del piano risponde ed ha risposto a delle indicazioni dell'amministrazione. Il sindaco ci dice di no, noi prendiamo atto di quello che ci dice il sindaco e andiamo avanti nella nostra esposizione. Dicevo, ci sono una serie di aree individuate nelle quali sono previste delle opere pubbliche, e le opere pubbliche forse l'amministrazione le deve fare. Le opere pubbliche in realtà che sono previste non hanno questo carattere di utilità e di urgenza, perché più che altro si tratta di parcheggi e di area verde, verde pubblica e verde pubblica attrezzato. Noi a Muro Luca, a Capodigiano addirittura, a partire dal ponte e salire fin su, abbiamo un'area individuata come filone ecologico, nella quale probabilmente avremo la possibilità di passeggiare all'interno del percorso e di ammirare le bellezze naturalistiche della zona. Quello che balza agli occhi è che si è parlato, si dice che queste zone sono state individuate per garantire degli standard urbanistici, però proprio parlando con altri, con i tecnici che sono stati presenti alla riunione dell'altro giorno, che mi è stata molto utile, si osservava che una individuazione di verde, verde pubblico attrezzato di questa consistenza sembra pari a una città addirittura superiore a 100.000 abitanti. Comunque, andando avanti nella esposizione, vi tengo a dire che le aree che sono state individuate molto spesso sono costoni rocciosi, quindi noi immaginiamo un costone roccioso o comunque un'area in pendio dove non c'è nessun diritto edificabile, per cui viene trasferito senza conoscere chi è il proprietario, perché né lo conosco io né lo conosce l'amministrazione chi è quel proprietario dell'area all'interno del perimetro urbano che è stata individuata come soggetto a perequazione. Che succede? Che quell'area viene ceduta al comune attraverso un accordo perequativo. Il comune, invece di dare l'indennizzo e procedere al decreto di utilità e di urgenza e dare l'indennizzo, ritiene più meno pregiudizievole dal punto di vista economico prendere l'area e concedere come unità compensativa il diritto edificatorio spettante a quell'area nella zona individuata dei giardini. E nella zona dei giardini è stata individuata una capacità volumetrica di circa 60.000 metri cubi. Aggiunta a un'altra area individuata alle spalle della Braida, più o meno della stessa consistenza, per cui la filosofia di questo regolamento urbanistico è stata quella di prevedere in un comune dove c'è un decremento di popolazione,
dove c'è una contrazione economica consistente, di prevedere qualcosa come c'è oltre 120.000 metri cubi di costruzione. Chi costruirà e chi verrà ad abitare? Forse probabilmente ce lo dovevano dire i tecnici che oggi sono assenti, visto che l'amministrazione si dice estranea alle scelte contenute nel piano, alle scelte contenute nel regolamento urbanistico. Dalla lettura degli elaborati che noi abbiamo fatto in commissione, noi in commissione ci siamo visti varie volte, abbiamo cercato di trovare la quadra di questo piano, in realtà il regolamento urbanistico non risulta proprio rispondente, sembra sovradimensionato rispetto alle esigenze di un comune come Muro Lucano, e non abbiamo nemmeno individuato i corretti parametri di intervento rispetto per esempio alla possibilità di concedere un certo tipo di cubatura ai giardini per un'area che viene ceduta al comune che si trova in un, che è una zona agricola o che è in un'area o che fa parte del piano di recupero dove non esistono proprio diritti edificabili o addirittura sono stati trasferiti dei diritti edificabili in un'area dove gli stessi diritti erano stati già utilizzati per altra volumetria. Per cui diciamo che non c'è chiaro il meccanismo che è stato utilizzato. Queste sono le ragioni, insomma, squisitamente politiche che ci inducono a dire di no al piano. Poi abbiamo delle altre ragioni che sono più tecnico-giuridiche, che secondo me hanno una pregnanza fondamentale proprio per la, per l'iter burocratico che successivamente all'adozione verrà attivato. Sempre per ritornare a questo parere dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, parere poi che è stato trasfuso comunque nel verbale di conferenza di pianificazione dove il sindaco è presente, che insomma voglia dire io non so nulla di quello che è accaduto dopo, comunque è onere e responsabilità anche informarsi su questa questione sindaco, anche perché l'avevamo sollevata già non più tardi di 2 mesi fa. Comunque si dice che il parere dell'ufficio urbanistica e quindi della conferenza di pianificazione è un parere condizionato che vuol dire a delle prescrizioni, per cui la regione dice sì, nonostante tutti i limiti di questo piano per cui non si può costruire in maniera diretta, ci sono tutti questi piani di lottizzazione, i privati dovranno fare le indagini di dettaglio geologico, noi diciamo sì a questo piano, però dovete registrare delle prescrizioni vuol dire che nelle norme tecniche di attuazione e nelle tavole del piano bisognava fare delle modifiche. Noi le abbiamo inserite una per una nella dichiarazione che comunque io allego anche al di là della questione della registrazione e quindi della successiva trascrizione che io allegherò. Abbiamo per esempio articolo 9, bisogna modificare conservazione tipologica, ci stracciare delle tipologie di intervento, la nuova edificazione, in quanto in caso di titolo abilitativo in corso di validità esso vale per la durata dello stesso. Articolo 57.4, stracciare la tipologia di intervento nuova edificazione, chiarire i regimi di intervento edilizio che riportano erroneamente solo un indice di fabbricabilità fondiaria. Quindi io mi voglio solo soffermare su queste due norme per far capire la differenza, per individuare qual è il punto della questione. Mi viene detto, no, noi le prescrizioni le recepiamo richiamando il verbale. Beh, io mi permetto di contestare e di eccepire che così non è. Quando si tratta di dire straccio un inciso di una norma, straccio un capoverso dalle norme di attuazione, le norme di attuazione sono queste, per cui io posso anche essere in grado di dire che ho stracciato il capoverso, eppure vi assicuro che il capoverso stasera doveva essere stracciato da queste norme di attuazione, perché se no vuol dire che la prescrizione non è stata registrata. Nel caso in cui mi si dice che bisogna chiarire gli indici e gli indici di fabbricabilità fondiaria e io quell'indice di fabbricabilità fondiaria non lo trovo chiarito o non lo trovo correttamente individuato né nella tavola né nell'articolo specifico delle norme tecniche di attuazione, allora io mi chiedo e pretendo che questa cosa venga fatta in sede di adozione. Ma oltre per una ragione puramente giuridica, perché la norma dice questa e la lettera della norma è questa, perché se devi apportare le modifiche in sede di adozione, la sede di adozione è questa, per un'altra ragione di ordine puramente pratico, e vengo al punto. Nei successivi 30 giorni dall'adozione i cittadini potranno fare le loro osservazioni. Ebbene, osservazione vuol dire che io mi vado a leggere il piano e dico oddio, questo indice non mi pare
devo contestare questo indice. Allora, se parlo dell'indice, perché dell'indice ho parlato come prescrizione, se questo indice non mi è stato chiarito, io le osservazioni le pongo ad un piano che ha recepito le prescrizioni o meno, non mi trovo quell'indice che la Regione Basilicata mi ha detto di chiarire. Mi è stato detto che questo chiarimento dovrà essere effettuato nei 30 giorni, ma i 30 giorni non sono per registrare le prescrizioni, i 30 giorni sono per i cittadini. È vero che i cittadini saranno aiutati dai tecnici, ma i cittadini devono poter leggere un piano che abbia recepito e registrato quelle prescrizioni che sono state ordinate, indicate dalla Regione. Così non è. Allora, io ritengo che da un punto di vista squisitamente politico la contestazione potrebbe essere anche meramente discrezionale, sebbene meramente discrezionale non è, perché penso che non può sfuggire a nessuno che tipo di regolamento urbanistico noi ci troveremo da qui a qualche giorno. Da un punto di vista strettamente giuridico, noi queste prescrizioni le dobbiamo adottare, perché se no noi facciamo un'adozione che è inficiata in partenza, un'adozione inficiata in partenza, che con le osservazioni non potremo, che potrebbe essere oggetto di osservazione questa stessa, e che una volta arrivata poi in conferenza di nuovo, che le osservazioni comunque prima andranno in sede di comune, ma poi comunque verranno trasmesse anche in regione, la regione vi dirà: ma perché non avete registrato queste prescrizioni? Prescrizioni che noi vi abbiamo dato non solo nel verbale del 30 aprile 2014, ma che vi abbiamo continuato a specificare anche nei tempi precedenti, anche in passato. Per cui abbiamo una serie chiarire tale aspetto. Laddove le norme hanno un contenuto prescrittivo e devono riempirsi proprio di precisazioni, noi non possiamo dire che acquisiamo il verbale e diamo per acquisite le prescrizioni. Cioè, vorrebbe dire che c'era la mia professoressa, una mia docente di matematica, diceva: ma giochiamo a bussolotti. Cioè, poi ci dobbiamo chiarire, nel senso che è proprio evidente che noi saremmo dovuti venire in consiglio comunale adottando queste prescrizioni. Manca proprio il contenuto, le norme non sono state riempite di contenuto, e questo è gravissimo. O sarà colpa dei tecnici, sarà responsabilità dell'amministrazione che non ha vigilato dai tecnici. Qui non stiamo ad individuare il responsabile, ma vogliamo cercare di risolvere un problema, perché il regolamento urbanistico è un regolamento del quale saremo destinatari tutti, per cui è importante che possa essere uno strumento anche utile, sebbene anche con le osservazioni non potremo mai arrivare a renderlo snello. Io penso che da più parti ormai siamo d'accordo nel ritenere che siamo andati ad adottare un regolamento urbanistico a dir poco inutilizzabile. A questo vorrei aggiungere: non mi eccepite che c'è la scadenza del 30 settembre per poter apportare le modifiche. Ve lo spiego subito: i comuni che hanno fatto la conferenza di pianificazione non avranno il commissariamento, e non avranno il commissariamento, ma avranno soltanto una diffida. Per cui, se noi dobbiamo almeno apportare queste prescrizioni, almeno questo, perché purtroppo il contenuto del piano non credo che potrà essere modificato più di tanto, ma se almeno vogliamo apportare le prescrizioni, credo che ce ne siano anche altre dal punto di vista altre degli altri organi competenti, perché c'è anche qualche altro parere che è stato rilasciato in maniera condizionata, io chiedo che venga ritirato, perché vi dico, il 30 settembre non ci comporta il commissariamento, ci comporta soltanto una diffida ad adempiere. E allora, se almeno vogliamo regolarci e rendere registrare queste prescrizioni, io penso che questa sia assolutamente una cosa da fare. A ciò, insomma, vorrei aggiungere, sindaco, me lo conceda, potrei anche sbagliarmi, però io credo che lei non debba partecipare a questa decisione, a questa votazione. Mi potrei anche sbagliare, quindi il beneficio del dubbio me lo lascio, qui stiamo registrando, se no mi minacciate qua che mi denunciate, però io credo che ci sia un'area sempre oggetto di perequazione, per cui un'area oggetto di perequazione, per cui, insomma, dove è individuata nei pressi del convento dei Cappuccini un'area per caravan, credo che si tratti di un'area caravan di proprietà, posseggio caravan di comproprietà del sindaco Mariani, per la quale
è soggetto al regime della perequazione, per cui sono trasferiti dei diritti. E il sindaco non lo sapeva, c'è la tavola. Quindi io penso che non potete nemmeno partecipare. Non è possibile. No, ce n'è. Sindaco, non lo sapevate, questa cosa mi meravigliò, avete imparato ad incassarlo. No, non deve meravigliarti, guarda, ne abbiamo fatto storie con consigli tante volte. No, non è possibile. Dai. Sindaco. Cerchiamo l'architetto, dai. No. Però stavolta è un'area incompatibile. No, su questo mo basta. Questo vuol dire farla apposta. Allora, io voglio che mi chiarate questo e soprattutto voglio che mi chiarate qual è stata questa filosofia del piano. Perché noi dobbiamo prevedere oltre 120.000 metri cubi di costruzione? Perché abbiamo fatto questo ricorso alla perequazione in maniera così spregiudicata? Anche perché, parliamoci chiaro, è vero che non paghiamo l'indennizzo. Ma veramente? Veramente, mo ve la metto a verbale, sindaco, non vi preoccupate. Come mai abbiamo fatto questo ricorso alla perequazione in maniera spregiudicata? Anche perché è vero che non paghiamo l'indennizzo ora, ma quali soldi ci abbiamo per realizzare questi parcheggi multipiani, questo verde attrezzato in ogni dove, in ogni come della nostra città? Io penso che non ci sia niente da scherzare. Io penso che ci voglia un po' di responsabilità, la stessa responsabilità a cui ci ha richiamato prima. Per cui io credo che innanzitutto dobbiamo ritirare per registrare almeno le prescrizioni e poi forse come atto di estrema responsabilità, perché non so, dobbiamo fare delle osservazioni che possano rendere questo strumento il più servibile per i cittadini. Non ci scordiamo che la pianificazione è per i cittadini muresi. Noi, se non c'è il ritiro, ovviamente il nostro gruppo consigliare preannuncia il voto contrario. Allegherò una dichiarazione e adesso provo subito questa area con la misura catastale che mi attesta che l'area in questione è di comproprietà del sindaco, quantomeno dovrebbe essere tale se la sovrapposizione come tale riesce. Quindi se si dovrà procedere alla votazione io inviterò il sindaco a abbandonare l'aula. Allora, se ha finito l'intervento, aspettiamo che trova il nostro. Siccome sono stati fatti un bel po' di rilievi, soprattutto di carattere squisitamente tecnico, quindi vorrei che potesse interloquire l'architetto Cristiano, proprio per spiegare tutte queste cose, anche perché pensavo che tutte queste questioni fossero state snocciolate nelle numerose commissioni lavori pubblici edilizie che avete fatto, compreso le questioni delle perequazioni e quant'altro. Non sono state esaustive, Presidente. Mi dispiace per questo. Prego, Presidente, volevo giusto, questa dovrebbe essere l'area individuata, il sindaco non ne sa nulla. Fammi vedere. Ve la faccio vedere subito, sindaco. Allora, questa area ma è individuata nei pressi del convento Sant'Antonio, per cui quantità di edificazione spettante al suolo, metri cubi, metri quadri 2.354, quantità di edificazione spettante al suolo 2.825 metri cubi, da trasferire in località giardini. Volevo fare giusto un ultimo rilievo sulla questione appunto dei giardini, che forse potrebbe essere sfuggita, ne parlavamo proprio l'altro giorno con i tecnici. Probabilmente non soltanto l'economia delle imprese che lavorano in edilizia non si risolleverà, ma credo nemmeno i tecnici lavoreranno tanto, perché questi piani di lottizzazione poi potrebbero essere, come è capitato in passato nelle ipotesi di maxi concessioni, affidate a gruppi di progettisti anche esterni, in special modo quando si tratta di aree come quella dei giardini, che comunque sono di proprietà del comune. Per cui nel prevedere la lottizzazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione potrebbe non essere facile per i tecnici locali lavorare, per cui se questo è il piano che ci presentate noi non possiamo che essere contrari. Prego. Grazie. Puoi venire qua? No, Thank you.
vabbè, sindaco, leghiamolo. Se si tratta di un errore veramente formale. Non è errore, non è questo. Non è questa la cosa. Vabbè, sindaco, poi lo vediamo. Ma vediamo la. No, la particella non c'è indicata, ecco perché ho detto poi bisognerà valutare con la sovrapposizione. Devi per quello rettificare. No, vabbè, sindaco, non rettifico, senza si tratta di un errore formale, non è un problema. Ma tu pazienza, così pubblico. Ma non vi preoccupate per me. Sì, no, ma preoccupa per me, non per te. Io ho detto che hai detto deve essere il fabbricato, ma scusi, il triangolo è questo, vedi? Il fabbricato è questo qua. Ma che c'entra questo? E chi è proprietario? Ma che c'entra il fabbricato? Noi parliamo di un'area. E l'area di donna fabbricata è questo triangolo, quest'area non è la nostra, questa è l'area di Pepe. È l'area di Pepe. È chiaro, no? È Crocetto. Crocetto e Pepe, non ci chiama Mariani, Crocetto e Pepe. Va bene, ma lei va che l'area di più qualità. Assolutamente no! L'area che è stata, che è di pertinenza di questo immobile, questo triangolo, questo, e l'area è qua. Sono due cose molto diverse da lontano. E allora riserviamoci di valutare questa cosa. Riservate di valutare e ritirate ciò che avete detto. No, io ho già detto prima che si riserva tutto all'esito di una sovrapposizione, visto che le aree soggette a perequazione non sono state individuate con le particelle, per cui riserviamoci questa sovrapposizione, intanto la... è un obbligo per chi fa il piano non andare a individuare il soggetto responsabile quando si fanno delle definizioni all'interno del piano. Comunque questo c'ha un proprietario, sicuramente è un'area destinata a un'attività di pubblica utilità per la quale è stata individuata il trasferimento del diritto edificatorio tramite la perequazione. Quindi questo. Ma quello dell'altra volta era un altro problema. Quello era un errore grafico. Questa qua invece fa parte del piano. Ma anche se fosse di proprietà del sindaco, il sindaco è un cittadino di Muro Lucano, si possa assicurare che comunque non è un peccato. Assolutamente no. Ma infatti io lo sollevavo solo ai fini della eventuale votazione per evitare che lui cadesse in conflitto di interessi. Questo è un altro problema di carattere più giuridico. Comunque vedo dopo l'ampia esposizione che ha fatto il consigliere Zaccardo, non c'è bisogno di fare l'esposizione delle tavole perché sei stata esaustiva tecnicamente, legalmente e amministrativamente. In ogni caso noi dobbiamo partire da un punto fermo, e cioè abbiamo il 27 aprile 2014 approvato un verbale per la conferenza di pianificazione legata allo strumento urbanistico, al regolamento urbanistico del comune di Muro Lucano. Questo è un punto fermo che comunque non possiamo assolutamente né modificare né trasformare alle condizioni attuali per procedere all'adozione del regolamento urbanistico. Abbiamo una legge, la legge 23 del 99, che ci dà le direttive di come procedere e le cose che fa. La legge 23 del 99 ha dato le direttive ai tecnici che hanno redatto il piano. I tecnici hanno operato in funzione di quello che è anche una logica progettuale, quelle che sono state le indicazioni, quelle che sono state le valutazioni, quelle che sono state, come giustamente diceva il sindaco, i rilievi fatti da tutti i cittadini indistintamente, perché ne abbiamo portato un fascio all'analisi dei tecnici. In ogni caso l'adozione del piano significa adottare con il piano integralmente il verbale della conferenza.
quello che diceva, non sono d'accordo su quello che diceva il consigliere Zaccardo sul fatto che le prescrizioni debbano essere apportate prima dell'adozione del piano. Tant'è vero che la conclusione del verbale che stavi leggendo dell'ufficio urbanistico chiude in questo modo. Si prescrive infine che le norme tecniche di attuazione adeguate secondo le indicazioni avanti riportate siano trasmesse a questo ufficio ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2399 a seguito dell'avvenuta adozione. Che stiamo facendo? A seguito. Ma perché il piano va approvato in seconda, in successiva seduta, non va adesso, non è approvato, queste adozioni. Il primo punto della proposta all'ordine del giorno serve a vedere scritto di recepire integralmente il verbale di adozione di conferenza di pianificazione. Anite, perdonatemi, siamo d'accordo che si tratta di adozione, ma non serve, non ha senso, non è un problema tecnico. Restiamo di parere diverso e discordante. Proprio perché c'è una, sì, però c'è una questione di carattere contenutistico. Se voi mi dite chiaritemi gli indici e io devo fare le osservazioni, gli indici non sono stati chiariti. Allora, è solo un punto del piano, non è tutto. Se fosse tutto il piano potrei darti pure ragione, un punto del piano che va valutato. Anche io resto della mia opinione, che non è un'opinione. In ogni caso la legge non dice questo, la legge dice, difatti, come primo punto della proposta, dice di far proprio il verbale della conferenza di pianificazione, legge regionale 2399, articolo 25, tenutosi il 34/2014, riferita al regolamento urbanistico nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. E infatti la proposta non è la legge, la proposta è fatta dall'ufficio ed è ovvio che avete recepito, già chiarito il punto rispetto alla possibilità di recepire il verbale con riferimento a delle norme che stracciano magari capoversi di altre norme, ma norme che devono essere riempite di contenuti, io ritengo, ribadisco che debbano essere riempite di contenuti in questa sede, che oggi dovevamo già apportare queste modifiche alle norme tecniche di attuazione. Io ritengo che comunque questo viene recepito integralmente con tutte le sue modifiche, perché se noi avessimo voluto apportare tutte le prescrizioni che c'erano, se noi avessimo voluto apportare le prescrizioni dell'autorità di bacino e fare una serie di considerazioni, avremmo dovuto rifare tutto il piano. Sono considerazioni che fa in funzione del suo PAI l'autorità di bacino, la quale autorità di bacino però nel giro di 6 mesi è capace anche di trasformare il suo PAI. Quindi se noi facessimo tutte queste modifiche potremmo mai arrivare a... Amide, perdonatemi. Quindi allora noi il momento... Perdonatemi, non volevo chiarire questa cosa. Sì. Allego la misura con il file che ritrae la zona vicino al convento dei Cappuccini, ovviamente con riserva, mi potrei essere anche sbagliata perché l'area non è individuata dalle particelle, però ho voluto allegarla ad onor della possibilità che questo, in questa circostanza, possa anche essere vera. Per quanto riguarda questo, io dicevo, c'è la possibilità che sia un terreno. Sì, c'è la possibilità che sia, però bisogna verificarlo. Se c'è. Non c'è dalla pianta, perché non ci sono dubbi, la pianta non dice questo, è riportato il fabbricato con la sua corte. Il fabbricato è un'altra cosa, sindaco, quello è già stato sistemato. Il fabbricato è un'altra cosa. Si invece solo sopra. Al fabbricato è stato sistemato, poi non c'è da niente. Ma ti fa capire, se vuole solo, ho capito bene. Sotto il tuo cogliato. Quindi sotto la... Ma mi chiedi il pepe croce, qua sotto il tuo sopra. Al centro, non è quello. Vabbè, sì, ma abbiamo chiarito, se non sarà così, se non è così, si chiarirà, insomma, quale problema c'è? Intanto sta là. Al centro. Prego. Prego.
devi concludere. Vabbè, niente, per quanto riguarda questo, poi per quanto riguarda il concetto della perequazione, sicuramente il concetto della perequazione, che ampiamente anche se ne è parlato anche nella stessa legge, nelle modifiche che hanno fatto pure alla legge 23, è un concetto che va, può essere sposato in modo diverso, in modo diverso, e cioè può essere effetto della perequazione solo parte del centro abitato di interesse immediato dell'amministrazione, ma nell'ambito di un piano. Allora, il piano è fatto tenendo presente dei parametri. Quei parametri vanno rispettati dall'inizio, dalla prima tavola all'ultima. Sono parametri che riguardano le attività di pubblica utilità, che riguardano i luoghi pubblici di verde pubblico e verde pubblico attrezzata, i luoghi dove vengono costruiti fabbricati di pubblico interesse. E siccome per la normativa in vigore allo stato attuale l'effetto della individuazione di vincolo in un piano urbanistico ha effetto immediato, cioè l'amministrazione deve provvedere e deve avere la possibilità di poter acquistare immediatamente i terreni qualora andasse a fare l'esproprio del terreno, l'effetto della perequazione agevola l'amministrazione, che non ha la disponibilità economica, a poter disimpegnarsi con dei terreni disponibili che ha allo stesso tempo inserito nello stesso piano. Perché avendo fatto questo discorso, chi ha redatto il piano si è preoccupato anche di dare la soluzione immediata, che avrebbe potuto anche rinviare ad altre cose, ad altri momenti questa verifica. Invece fatto a questa maniera è già preordinato e quindi è già tutto definito. Le volumetrie e le superfici stabilite sono tutte conseguenza di un bilancio urbanistico che è fatto secondo una norma, non è stato né inventato né esagerato. C'è sicuramente un riferimento, possiamo discutere se il riferimento è fatto all'anno scorso o è fatto all'anno prossimo, ma è una discussione relativa, perché quando vai a fare un piano, vai a redigere uno strumento urbanistico, ti devi fissare devi avere un punto di riferimento, altrimenti il piano non finisce mai, che ogni anno puoi avere delle variazioni. Un anno che è durato, un piano che è durato 10 anni, di variazioni ne ha avute abbastanza. Ardite, perdonatemi. Il dubbio sul merito di questo piano mi viene pure dalla circostanza dell'assenza dei tecnici redattori. Dovevano essere orgogliosi di presentare questo strumento urbanistico che avrebbe sollevato le sorti di Muro Lucano, però... Mi trovi perfettamente d'accordo, ma purtroppo hanno detto che sono stati impossibilitati a partecipare. Stasera la seconda convocazione è la riunione dell'altro giorno con i tecnici. Però Teresa, ti volevo dire, scusami, la riunione dell'altra sera sarebbe stata vincolante se fosse stata una riunione di commissione, così non è stata invece, perché era una riunione convocata dal tuo gruppo e come tale quindi non era vincolante né l'amministrazione né tutti gli invitati a partecipare. Invece era necessario, Teresa, e di questo veramente mi dispiace, convocare la riunione come commissione in modo tale che sia gli ospiti che avevi invitato, quindi i tecnici, gli assessori, lo stesso sindaco, erano vincolati a partecipare, o nel caso in cui non partecipavano, in questo momento facevamo un'altra discussione, perché era la commissione convocata prima del consiglio che portava l'adozione del regolamento urbanistico. Quindi, dandotene atto che sei bravissima, sei veramente, questo è il tuo cavallo di battaglia, sei precisa e sei molto veramente puntuale, però ti devo dire, questa cosa non me l'aspettavo, soprattutto da te, perché veramente io in ogni consiglio, anche nella passata legislatura, ti ho sempre seguito su questo argomento,
E veramente sei molto preparato, non mi aspettavo una caduta del genere. Ma scusami, che io onestamente non capisco qual è questa responsabilità che mi attribuisce, non credo nemmeno. No, non è una responsabilità, tu hai detto appunto la mancanza. Sì, no, giusto una cosa, perché tu hai detto la mancanza dei tecnici. La mancanza dei tecnici in quella riunione. Ci stava perché non era una riunione di commissione, non era una riunione di commissione, perché teniamo la convocazione qua e la commissione viene convocata come riunione di commissione, non come riunione del gruppo. Consigliere Zambino, l'accordo con i tecnici era già stato preso nella precedente commissione ed era una riunione di commissione allargata ai tecnici. Comunque io credo che questa polemica sia davvero fuori luogo. Ti ringrazio per l'attestato di stima sulla mia preparazione, ma questa polemica è davvero fuori luogo. È davvero fuori luogo. E comunque non ti ho chiesto perché tu non fossi stata presente oltretutto, quindi penso che dovrebbero essere i tecnici a contestare quello che ho detto. Ti ringrazio, Michelina. Prego la parola al sindaco per parlare. Un attimo. Forse no, prendo anche un eccesso. Io intanto mi chiedo scusa se mi sono scomposto, stasera non dato sto bene. Ti dispiace, meno male. Finché meno male c'è qualcuno che si dispiace. Poi volevo dire, abbiamo gestito una cosa in malo modo. Voglio ricordare a me e a qualcuno che ricorda che noi approvammo l'82 il piano regolatore all'unanimità, ma lo approvammo all'unanimità con il Movimento Sociale, il Partito Comunista, i Socialdemocratici e la Democrazia Cristiana, quando la politica aveva un senso, quando veramente si faceva politica. Ora, io ritengo strano che noi dobbiamo adottare uno strumento urbanistico in parte senza rappresentare l'intera cittadinanza. Ritengo che lo strumento urbanistico non è la delibera dello statuto, la delibera di una d'accordo. Il regolatore è un interesse generale, è l'interesse di tutti i cittadini che abitano in questo paese e anche di coloro che sono emigrati e che hanno delle proprietà, delle case, che cosa c'hanno in questo comune. Quindi, detto questo, allora la mia proposta è questa: ritiriamo questo argomento, dopodiché si fa una riunione di capigruppo, dopo si fanno altre riunioni in maniera che si possa arrivare a far coincidere gli interessi di ognuno, ma gli interessi politici che gli interessi privati, da quel cerchio non si scappano. Cioè non è consentito a nessuno fare speculazioni edilizie su piano regolatore. Piano regolatore è un patrimonio dell'intera cittadinanza. Io mi auguro, vorrei con tutto il cuore che questo argomento sia adottato, anche perché difetta, e in questo qualche dubbio ce l'ho, che se la commissione, la conferenza di servizi ha dato delle prescrizioni, le prescrizioni andavano eseguite prima, andavano messe in esercizio prima dell'adozione del piano. Ciò non è stato fatto, non andiamo a caccia di streghe, non diciamo di chi è la responsabilità. Se una cosa concorda, che io che l'ho vissuta, l'ho sollecitato ogni giorno, della inaffidabilità dei tecnici redattori del piano. Non li ho fortunatamente incaricati io, me ne duro di chi ha fatto, ha riposto la fiducia in quelle persone. Vi aggiungo che politicamente addetrati hanno una serie di piani nei comuni dove non hanno approvato uno. Il comune di Bella, qualcuno si informasse, sono gli stessi tecnici che hanno avuto l'incarico prima del comune di Monlucca. Non hanno fatto una tavola.
E se qualcosa hanno prodotto, proprio perché io sono stato addosso come un mastino, ma non ho trovato rispondenza né da una parte né dall'altra. Sì, avresti potuto continuare il procedimento al TAR, no? Oppure avresti continuato a continuare... Ma tu come fai così sbagli? Potevo mettermi contro l'ufficio tecnico che mi consiglia di non fare. E sbagliavo così, ho sbagliato così, cioè come ti muovi sbagli, non c'è mai, aiutatemi a trovare la via giusta, la strada giusta, indicatemi, fai in una maniera e sbagliare, fai in un'altra e sbagliare, non fai nulla e sbagliare, e allora siamo destinati a sbagliare, benissimo, mi assumo la responsabilità, comunque propongo al Presidente di mettere ai voti il ritiro del argomento. Bene, a questo punto allora votiamo sulla... Posso un rinvio? Beh, questo mondo non è neanche... Volevo solo dire che non ci nascondiamo dietro al dito di nessuno, questo piano è una vera sciocchezza. Bravo. Non soddisfa assolutamente, l'ho detto io, è una vera sciocchezza, non va approvato. A me sembra che piuttosto ingessi la possibilità che i privati possano attivarsi, che non... che liberalizzi qualcosa, e mi sembra che stiamo ritornando, e io, tu e Alberto siamo attori di quei tempi, ai piani di recupero dove c'è i mega comparti per i quali i cittadini non potevano attivarsi. Beh, non possiamo rientrare di nuovo in quella casistica, dal momento che ci mettiamo ben 10 anni per sciogliere quei nodi, per cui sì, buttiamolo a mare, partiamo da capo e facciamo qualcosa che veramente sia valido per il paese, così possiamo votarli all'unanimità tutti quanti che hanno fatto qualcosa di buono. Bene, allora votiamo il rinvio, vediamo chi è d'accordo, chi si astiene. Unanimità. E allora dichiaro sciolta la seduta. Buonasera. Ma quindi è questa la mia.